Quello che state ascoltando è Fumble. Fumble! E questa sera Fumble, pur rimanendo su Rokugan, gioca Kagematsu. Kagematsu! Di cui vi parleremo tra pochissimo, ma nel frattempo vi ricordiamo le solite cose di Fumble, cioè che ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, dove potete anche diventare soci di QWERTY o fare delle donazioni. Ci trovate su iTunes, ovviamente, su YouTube, su Facebook, su Instagram, Twitter e il budello di vostra madre. Sì. Esatto. E soprattutto guardate, se questa puntata vale la pena guardarla in video, anche perché da quella telecamera Claudio sembra un gigante. Sai che e Gwen sembra minuscola. Sai che alle ciao fiere, Gwen! Alle fiere qualcuno mi dice: "Ah, ma non ti avevo riconosciuto, pensavo fossi molto più alto", perché io mi metto sempre con la sedia più alta, alzata, vicino e poi anche alla l'angolazione. Webcam. Esatto, io sono molto bravo con l'angolazione della webcam. Giganti. Allora, Kagematsu non è fuori dalla continuity della leggenda di Cinque Anelli. Perché l'ultima puntata è finita con il gruppo di lupi che arrivava nei pressi di un villaggio nelle terre del ragno, che è il clan più recente dell'impero di Rokugan. Un clan fatto per lo più da samurai di dubbia statura morale. Esatto. Molti sono degli stregoni del sangue, molti hanno fatto patti con gli oni, con i demoni, insomma non sono delle bellissime persone, però il popolo che vive in queste terre, come la maggior parte del popolo che si trova in qualunque terra, è costretto a rimanere dov'è perché è povero, normalmente. In questa zona del clan del ragno, in particolare quelle sotto la famiglia Chuda, abbiamo scoperto che tutti gli uomini sono stati portati via dai villaggi per qualche motivo che non è ancora stato rivelato e che forse verrà rivelato stasera, chi lo sa. Sta di fatto che le donne dei villaggi si trovano completamente da sole nel proprio villaggio. Sono stati portati via bambini, anziani, uomini. Ah, rimangono okay. Solo donne di qualunque età, ma solo le donne. Quindi anche i bambini tipo 2-3 anni? Sì, sono stati tutti portati via, il che è una cosa che non era ancora conosciuta al clan del Granchio, difficilmente indica okay, una guerra... Ok, devo togliermi il fratellino, quindi. Ce l'avevi! Ce l'avevo, fratellino. Difficilmente indica una guerra che sta per iniziare, perché non avrebbero portato via gli anziani che non sono in grado di stare in piedi e i bambini che non sono ancora in grado di stare in piedi. Ci sono delle cose da scoprire. Sta di fatto che le donne di questo villaggio sono molto preoccupate perché non solo sono rimaste prive di qualunque uomo, ma i villaggi vicini pare che siano stati massacrati da qualcosa o qualcuno. Ovviamente le voci parlano di oni, parlano di spettri violenti che hanno cercato vendetta, parlano di naga resuscitate, uomini topo, banditi, membri del clan del Granchio che se la sono presa con il primo villaggio che hanno trovato. Ovviamente le voci sono le più disparate. E da quanto tempo è successo tutto ciò? Qualche settimana fa. L'ultima è una falsità evidente. Quale? Con la membri del clan del Granchio. Beh, non lo so, neanche tu lo sai. Tu Ida lo sai, non tu. Certo. Chiunque tu sia. E in questo villaggio arriva però un Ronin. Il Ronin è Kagematsu e in questo momento è l'unico
uomo di tutto il villaggio. Questo gioco, che è abbastanza particolare, è di Daniel Lewon. Lewon, non sappiamo come si pronunci, ed è edito da Narrativa e prevede un'inversione dei sessi apposta per esplorare come gli uomini vedono le donne e come le donne vedono gli uomini, cosa che cade a fagiolo in questo mese, per cui abbiamo cambiato il logo di Fumble apposta per il Pride Month e anche esatto. Perché questa settimana è uscita e soprattutto perché questo mese, non entrando nella parte politica, serve molto, esatto. Ma soprattutto è anche uscita la prima puntata di Senza Rossetto, quindi esatto. Proprio questa è la settimana in cui era ideale. Tra l'altro ho visto che è citato su un giornale, sì, come tra i migliori podcast da seguire. E esatto. Infatti, se andate su iTunes, è tra i podcast più scaricati in Italia in questo momento, unitevi anche voi. Tra l'altro scaricate e ascoltate la puntata, è bellissima e soprattutto c'è la Pizzorno che legge un suo racconto, quindi proprio bella 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 da ascoltare con la sua voce. Bella l'introduzione e bello anche il racconto da ascoltare. E Kagematsu prevede quindi questa inversione di sessi, per cui Kagematsu è per forza giocato da una donna e le donne sono giocate dai restanti giocatori, che potrebbero essere uomini o donne, ma tendenzialmente uomini, anche per la quantità di uomini che gioca rispetto alle donne. Ah, ecco, infatti questa era una mia domanda, era quindi questo gioco è limitatissimo come... No. Già la gente fa fatica a trovare per giocare a D&D, figurati a questo dove devi trovare... Kagematsu una donna e il resto tutti uomini, possono essere anche donne, possono che essere donne. Anche donne, okay. Che giocano altre donne, l'importante è che Kagematsu sia una donna e che nessun uomo giochi un maschio, ok, e neanche tu, nessuna donna giochi un maschio a parte Kagematsu. Scopo delle donne è ottenere l'amore o l'affetto perlomeno di Kagematsu per convincerlo a difendere il villaggio contro questa minaccia incombente. Scopo di Kagematsu è scoprire se queste donne sono degne del proprio amore oppure no. Come si scopre? Con delle scene che ogni giocatore costruisce per il proprio personaggio cercando di ottenere un segno d'affetto da parte di Kagematsu. In base alla scena si racconta un po' cosa sta succedendo, si vede come reagisce Kagematsu e poi si fa un tiro di dadi. Il tiro di dadi serve sostanzialmente a diminuire il livello di paura all'interno del villaggio. Non indica se la donna riceverà amore o pietà, che sono la tua moneta nei nostri confronti, Gwen. Okay. Tu ci puoi dare amore se pensi che Kagematsu veda qualche cosa di valido nella donna, o pietà paura. In qualsiasi altro caso tu ritenga di dover dare pietà. Sì. Potrebbe essere che facciamo un... segno disperato, tipo ti mostriamo il seno e tu vedi questa cosa con disprezzo, quindi ci dai pietà piuttosto che amore, o viceversa. Fare un personaggio è estremamente semplice. Kagematsu non lo deve fare, è già fatto. Sì! Devi solo apprezzo sempre. Devi solo decidere un po' qual è il tuo aspetto e ce lo racconterai, sì, poi quando arrivi nel villaggio. Mentre le donne scelgono il nome, una breve descrizione di chi sono e cosa fanno nella vita, e i preferiti. I preferiti sono da scegliere due tra questi tre: la persona che preferisce, il luogo che preferisce e la cosa che preferisce. Tutti e tre? No, ne devi scegliere due di questi tre. Ovviamente poi questi sono di pubblico dominio, quindi li dovremo dire tutti. Poi, cos'era? Luogo, persona o cosa? Luogo, persona o cosa? Ad esempio, io interpreterò Mayumi, la cui cosa preferita è la spada che suo padre ha dimenticato di portare quando è stato chiamato ufficialmente per la guerra. Mentre il luogo preferito è un piccolo mulino appena fuori dal villaggio, vicino al fiume che passa nei pressi del villaggio, dove va a nascondersi o a raccogliere i propri pensieri. La descrizione la dici in gioco? La descrizione ve la dico in gioco. Okay. Il mio personaggio si chiama Lea Gunterdottir. Perché stiamo giocando a Rokugan e ci sono i Gaijin, sì. Che non so, qua non siamo praticamente nell'impero, siamo già dall'altra parte. Difatti è una Gaijin, poi vi la descriverò. La sua persona preferita è la sorellina, perché a quanto pare Claudio mi ha detto un po' tardi che il fratellino non c'è più ed erano i due, era tutto basato su quei due. No, non è vero, la sorellina è la persona preferita, che ha circa 6 anni, e il luogo preferito è la forgia del padre.
Intanto ti dico anche di segnare la paura con cui iniziamo, che è 9. Ok. Perché stiamo giocando in 3 giocatori. La paura dipende da quanti giocatori si è. Più si è, meno è. Ok. Perché ognuno ha un pool di 9 punti. Eh no, certo. Quindi più si è, meno è il proprio pool, perché altrimenti diventa impossibile arrivare alla fine. Ok. E poi bisogna compilare, scegliere le due stat praticamente. Sì, le due stat da usare per le donne sono innocenza e fascino, che vengono tirate contro un pool fisso di dadi in base al segno di affetto che cerchi di ottenere. Ok. Ok, io sono Inari Shimizudani, 17enne, adolescente, figlia di agricoltori, anch'io ho 3 sorelle di cui mi occupo dopo che tutti gli uomini della famiglia se ne sono andati. Io invece sono la classica figura giapponese, quindi capelli lunghi neri, kimono, sandali, classica, lineamenti fini. Luogo preferito, la grotta delle carpe, che c'è vicino al villaggio, dove il fiume fa un'insenatura e le carpe si fermano a mangiare nella polla. La mia cosa preferita è un nastro di seta che era di mia madre. Piccolo fatto sulle carpe giapponesi: ho scoperto che sono degli animali più longevi al mondo. Sì, l'ho scoperto insieme. 250 anni. Sì, verissimo. No, anche perché le trattano molto io bene. Io prima di scoprire questa cosa pensavo fossero dei pesci rossi giganti, quindi tipo campavano 2 settimane, e la cosa fica di averle nei posti dei ricchi era che devi cambiarle. No, è che invece ti avrei da mangiare perché non muoiono i tuoi pronipoti. I tuoi pronipoti, esatto. Anche quello. Ok, la mia Mayumi invece è una ragazza abbastanza scapestrata, è un po' più grande di... come ti chiami? Inari. Inari. Ha 2 o 3 anni in più di Inari e però è un po' la ribelle del villaggio. Per cui è quella che ha cercato di fare la mulanata e di unirsi al gruppo di uomini che veniva con la spada del padre. È stata sgamata. È stata sgamata ed è stata ributtata indietro al proprio villaggio. Non l'ha presa molto bene e si trova adesso costretta a rimanere al villaggio perché si ritiene l'unica con l'occhio abbastanza acuto da riconoscere i pericoli che potrebbero arrivare al villaggio. Infatti ha fascino 4 e innocenza 3. Invece Lea è molto alta, oltre l'1,80, muscolosa, sempre lei viene appunto dal, diciamo, non è il mondo nostro in teoria, no? Però diciamo che sarebbe il nord Europa. Bionda, occhi azzurri, parecchio muscolosa perché è sempre stata abituata da dove viene lei, le donne non hanno praticamente nessun tipo di diritto, ma devono aiutare in tutte le faccende. In questo caso le sue faccende era il padre alla forgia e a accudire anche i bambini. Durante tutto questo è stata sfigurata e per gran parte del volto la mano destra e il braccio destro, dove ci sono ustioni molto ampie, di solito tiene bendate. Lei ha innocenza 6 e fascino 1 perché lei è sempre stata abituata che senza un uomo non puoi sopravvivere. Tu stai giocando molto sporco perché Gwen aveva un personaggio che si chiamava Lea e tu hai scelto questo nome apposta. Chiaro. E infatti ogni volta che dice Lea sono lì che... Conta che il suo nome prima era Nefele. E però prima abbiamo parlato di Lea e ho detto vabbè. Allora, sei una brutta persona. Sì. Adesso mi tira fuori tutti i miei PG. No, perché la mia sorellina si chiama Nefele. Te l'ho detto. Non c'è anche Lilia, già che ci siamo. La forgia si chiama. A questo punto, mentre le donne sono affaccendate nelle cose di tutti i giorni, cioè cercare di riuscire a dar da mangiare a tutti nel villaggio, di non perdere il bestiame, di curare i raccolti che oltretutto in questo territorio sono difficili da far crescere, quindi vanno curati molto rispetto ad altre zone di Rokugan, in quel momento, tra le nebbie che avvolgono il villaggio, fa capolino Kagematsu. Come è fatto Kagematsu? Kagematsu è un uomo sulla trentina, in realtà. Quindi un pochino out of range rispetto alle donne che si sono appena presentate. Ha delle movenze abbastanza eleganti, ma nonostante questo a guardarlo
non è particolarmente ben curato, cioè la barba è incolta, non sembra particolarmente pulito, probabilmente per il lungo viaggio. Le terre d'ombra poi, quindi... insomma, legittimo. Non aiutano. È senza famiglia, senza radici, ovviamente anche in quanto Ronin non aiuta. Armato? Non si vede perché è con la cappa. Perché è un Ronin, quindi la tiene nascosta, esatto. Non fa vedere lo status che non ha in realtà, poi perché è un Ronin. Non si vanta di essere un samurai, okay. Non potendo. Anche perché sarebbe barare. E mentre Kagematsu si avvicina, e mentre io finisco di fare le cose che devo fare, Lea sarà la prima a scegliere quale segno di affetto cercare di ottenere da questo uomo. Non posso dire bello perché lo deciderai tu. Lo deciderò io o lo deciderà lei? Lei. Sei tu che dici io. Quindi, sono bello, sono figo, certo, sono fotomodello. Scusa. No. Io devo scegliere il dono? Sì, devi scegliere il segno di affetto. E mettere la scena e poi dirti come la voglio giocare o come... Non dire a me. No, dire a lei, a Kagematsu. Nella scena ci possono essere altre persone che non fanno parte della scena. Che però può essere un taglio, cioè lei è entrata, lui è entrato, io posso dire voglio questo segno di affetto, la scena è un'ora dopo nel posto lì, ok. No, allora iniziamo proprio così, perché così vediamo come funziona. Vai. Il primo dono che Lea richiede è un sorriso, perché la scena è Kagematsu che entra nel villaggio, lei è lì con in mano la sorellina, il braccio quello completamente fasciato, tiene questa bambina bionda, occhi azzurri, che è molto strana, e vedi questa donna alta, parecchio alta, oggi non ha le bende sul volto e quindi il dono che lei chiede è un sorriso, perché... perché si vede tutta la parte sfigurata della faccia dove l'occhio, soprattutto l'occhio destro, è quasi privo di pelle. Quindi all'infuori le donne del villaggio la guardano abbastanza sia con disprezzo che con schifo. Lei però non si è mai curata né del suo né di quello degli altri e quindi sorride al è venuto e cerca di... non vuole una presentazione ma spera di ottenere un sorriso nel passaggio, perché spera che questo nuovo arrivato sia uno da... che non gli interessi... non mi interessi magari salvare le persone che ci sono qui, o sia disponibile, un'anima buona. Ok. Tu che sei Kagematsu devi decidere intanto se vuoi reagire a questa cosa, come vuoi reagire, e poi vediamo... Perché tu vedi questa donna completamente sfigurata che ti guarda e ti sorride, un sorriso quasi di speranza, di... finalmente è arrivato qualcuno... che può salvarci, però vedi che è una donna molto malconciata. La reazione istintiva è quella di pietà. Quindi come cosa facciamo noi? Allora, tu devi decidere, tu hai scelto uno sguardo, un sorriso, quindi tu tiri i tuoi dadi di innocenza. Ok. E Kagematsu tira due dadi, perché un sorriso è innocenza contro due dadi. Ok. Quindi, però lei tira 6 dadi contro 2? Sì. È perché è facile, difatti non dà niente. No, okay. No, non c'è scritto. No, tutti danno o amore o pietà. Conoscendo poi i tiri, ragazzi. Cioè. Quindi ma infatti ti abbiamo invitato a questo gioco perché così salverà il villaggio. Esatto. Perché Claudio della storia futura sa già che il villaggio viene salvato, deve cambiare. Basta che il villaggio non vada salvato con i dadi, perché sennò... Sì, il villaggio va salvato con i dadi. Perché Guana ha una media invidiabile per Gianni? Sì. Sì. Dipende dai momenti. Allora, ti dico, anzi, no, un cacchio dipende dai momenti. No. Ti dico solo piccola dettaglio. Quando la Gwen giocava con noi a D&D, campagna molto lunga, a un certo punto abbiamo detto tu non puoi giocare così. Quindi io da Master le ho messo la regola che il suo dado da 20 funzionava al contrario. Cioè per lei il 20 era 1, il 19 era 2, il 18 era 6, era 3, okay. Eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione. E lei tirava tutti prima 1, 2, 3, non poi andava sopra il 4. Si è invertita. Nel momento dei contestimoni, del cambio della regola, è vero. Non faceva un tiro sotto il 15. No, è stato drammatico. Fino a che abbiamo detto sbatta a farsi i calcoli, torna a scuola normale, tanto sfigata per sfigata. Come fare? Comunque, quindi io tiro 6 dadi tutti e devo sommarli? Li devi sommare. Ah, ok. Se però fai 3-6,
devi riempire le caselle ombra, anche perché ogni 6 che fai lo metti sulle caselle ombra e non brutta. Conta, sì, e non conta nel totale del, del tiro. E se arrivi a 3 caselle la minaccia si fa presente. Cioè, okay. Subito. Mi coglioni. Lo metto qui, no? E lo metti lì e conti il resto. 10, 17, 20, 29. Ok, tu è impossibile che faccia più di lui. Lei non conta nei 6? Sì, contano anche i 6, ma ne può fare solo 2. Ah, perché poi si resettano, è sì. Solo se li fai in un tiro solo. Esatto. Ah, ok, quindi non vale la pena mettere tantissimi punti in una cosa sola. A meno beh, che non dipende. Vuoi rischiare. Noi abbiamo fatto vedere la scheda al pubblico, così, giusto perché così... La facciamo vedere adesso. La scheda la trovate tra l'altro da scaricare che ovviamente sul sito di narrativa insieme a un estratto che è abbastanza sufficiente per darvi un'idea del gioco. Del tipo di gioco. E provare a giocare in maniera magari non troppo approfondita, ma... Ovviamente la scheda di Kagematsu è diversa. La scheda di Kagematsu è leggermente diversa perché da un lato ha una tabella che riassume tutte le donne del villaggio e a cui tu devi assegnare amore adesso. O pietà. Allora, in questo quindi. Caso però è riuscito a ottenere... In questo caso lui è riuscito ad abbassare la paura. Ok, ma non necessariamente... Perché se il tiro, ottenere... il tiro ha successo, tu abbassi la paura. Ok, quindi devo abbassare la paura? Devi abbassare la paura. A 8? Sì, di 1. Tu devi decidere se questa scena te ha portato verso Lea un istinto di amore o di pietà. Come ho preannunciato, pietà. E allora, di fianco a un sorriso, Lea, metti una P. Però vuol dire che mi ha sorriso. Sì. Tu sei riuscito a ottenere il sorriso quando entra, ma il tuo sorriso è un sorriso di pietà. È per quello che la tua paura si abbassa, perché tu vedi Kagematsu che ti sorride. Però io non so se è di pietà o di amore. Ok, ottimo. Come nella vita reale, ragazzi. Intuizione. Esatto. Non ce l'ha. Per adesso ve lo lascio entrare con la speranza rinnovata e la paura... Forse possiamo il villaggio, finalmente c'è qualcuno che potrebbe proteggerci. Inari, vuoi fare gli onori di essere il secondo? Sì. Allora, io invece gioco su uno sguardo rubato, quindi fascino contro due dadi. La scena è questa. Io mi sto occupando, insieme alle mie sorelle che giocano, di raccogliere dal campo di famiglia quelle poche piante che ancora stanno resistendo dopo ovviamente il fatto che gli uomini hanno smesso di coltivare e che noi non abbiamo una forza sufficiente in famiglia per coltivarle tutte. Sono lì, io di solito porto un fermaglio per tenere i miei capelli raccolti mentre faccio lavori di questo tipo. Una delle mie sorelline passa e me lo sfila. Quindi mi cadono i capelli e io, per evitare che mi finiscano nella terra, li tiro su con un braccio e li lancio dall'altra parte. In quel momento guardo ovviamente Kagematsu che arriva e cerco uno sguardo rubato, cioè che anche lui si accorga di me sostanzialmente, perché c'è questa scena un po' particolare relativamente a uno dei miei punti di forza dal punto di vista fisico, che sono i miei capelli lunghissimi e neri. Probabilmente anche un bel collo lungo sottile. Questo tirate e vedi come risolvere la scena. Ok, io ho 5 di fascino. Non devo... Che bello, non devo proprio tirarli i dadi. Sì, ma se fa 1-1-1-1 è Gianni. Puoi fare 3-6 e infatti eccolo no, qui 2-1 sono usciti. Comunque vorrei far notare 5-4-9-3-12-2-14 che con 5 dadi ho il tiro del merda. E tu stavi cercando di ottenere uno sguardo rubato, quindi sì. non può fallire. Racconta come. Quindi abbasso anche la paura di uno. E segni che hai conquistato il. Ma questi li devi ottenere, puoi cercare di ottenerli tutti, o c'è un limite perché comunque a un certo punto finisce la. Allora, ottima domanda, è una cosa centrale nel gioco, tra l'altro. Okay. Perché quando qualcuno cerca di ottenere una promessa fatta. Mm-hmm. Che è l'ultimo in fondo, finisce mm-hmm. il gioco. Però, dato che la promessa fatta è l'impegno di Kagematsu per difendere il villaggio dalla minaccia incombente, dovresti aver accumulato abbastanza amore e paura, abbastanza amore per contrastare un po' la paura che c'è in gioco. Perché quanto avrebbe la meccanica? La paura che poi tirano tutti i personaggi è il tiro contro Kagematsu nella sfida finale. Quindi se tu provi che non è una promessa fatta.
se, tu ad, se noi adesso dicessimo voglio ottenere una promessa fatta e ce la facciamo per culo, ok? Poi lei si ritrova. Ah, lei deve effettivamente difendere il villaggio. Deve tirare. Non solo deve difendere il villaggio, lei tirerà i suoi dadi che corrispondono all'amore della persona verso cui ha più amore contro tutta la paura di tutto il gruppo. Quindi sarebbe tipo in questo momento 1 contro 27. Ma 27 dadi o 27 di numero? 27 dadi. Ah, ok. Quindi noi dobbiamo abbassare la paura in modo che siano meno dadi possibile per lui per affrontare la sfida e vincerla. Ok. Che è la parte cooperativa del gioco. Ad ogni modo, tornando alla scena. Allora, stasera praticamente è come quel gioco di ruolo. Sì. Ok, scusa Gwen se ti ho interrotto. No, è tranquillo. Sicuramente già la mia attenzione era stata attirata dalle risa delle sorelle che appunto stavano eseguendo lo scherzo. E quindi la mia attenzione sicuramente ricade questa folta massa di capelli mossi nel vento e dalle proprie braccia, quindi riesce ad ottenere uno sguardo rubato. Ok. Ok, quindi tu hai ottenuto un punto d'amore e basta. In questo caso lui e Inari diminuisce la propria paura. Tra l'altro, nota aggiuntiva, alla fine, quando si fa l'ultimo tiro, proprio per evitare magari di avere 27 dadi contro, un personaggio può decidere di sacrificare il proprio personaggio uccidendosi e sacrificandosi per la causa e togliere tutta la sua paura dal gioco. Okay. Non è poco. La povera sorellina. Purtroppo è così e non c'è nulla da fare. Io ne ho tre, le mando tutte al macello. No, tu devi ucciderti e poi muoio. Certo, chiaro, ovvio. Mayumi invece parte già con le aspettative più alte. Vai. E cerca di ottenere un complimento, perché Kagematsu ha ormai attraversato buona parte del villaggio ed è arrivato nei pressi della casa del padre di Mayumi, che era non proprio un combattente vero e proprio, dato che i contadini non possono avere armi proprie, ma era una Shigaru, che quindi sono quella via di mezzo, sono i contadini a cui un samurai ha dato il permesso di portare un'arma in proprio nome per difendere qualcosa, in questo caso il villaggio. E Mayumi si sta allenando con la spada del padre, che vedi che è molto rovinata, molto vecchia, probabilmente era una vecchia katana di riciclo del samurai che ha detto vabbè, tanto non la uso più, diamola a qualcuno dei miei vassalli o dei miei sottoposti. E questo aveva un paio di manichini d'allenamento fuori e Mayumi quindi si sta mettendo con tutta la propria forza e volontà a cercare di allenarsi il più possibile con questo manichino per difendere il villaggio quando arriverà qualunque cosa sia che sta decimando gli altri villaggi. Quindi io tiro 4 dadi di fascino e tu ne tiri 3. Sì, però sono i tuoi 4 dadi che mi fanno. Lo so, più 1, più per 12. No. 11. Teoricamente è fattibile. È fattibile. Se tu non fossi Gwen sarebbe più fattibile. Vediamo, lo scopriremo subito. Devono essere nascosti. Ma perché lei è coperta? Perché può barare? No, perché tu non sai di quanto hai fallito e non sai se... Ah, se il dado ti basta in più per il gesto, ok. Quindi devo tendenzialmente procedere nella descrizione della scena. Sì. Sì, e da lì si capirà se ha... no, però no, se mi ha fallito, devi dire se ha fallito, se ho fallito oppure no. E cosa succede? Quanto hai fatto, scusami? 11. 12. 12? No, 11. 11. Se è pareggio, perdo. Ah, se è pareggio, perdi. È andata male, mi spiace. Quindi so che un pareggio potrei tirare un dado in più e vincere lo stesso. Secondo me più uno invece. Essendo questo un complimento, tanto io non lo so. Io Mayumi. Mayumi si accorge che qualcuno la sta guardando mentre si sta allenando.
e sente il suo sguardo di disprezzo alle sue spalle. Ancora non ha visto nemmeno chi è. E si gira con la katana verso Kagematsu e lo minaccio con violenza. Sei venuto anche tu a portare via altre donne da questo villaggio? I tuoi signori non sono mai contenti di quello che hanno ottenuto? Beh, porterei via una donna in meno. O forse tu non te ne andrai mai da questo villaggio. Dovresti tirare un dado in più, no? Sì. Ritiro con un dado in più, non so se... Ritira con un dado in più e teoricamente però questo tuo minacciare Kagematsu con la violenza è sempre riferito al complimento, quindi se riesci lei ti dovrebbe fare un complimento. Sì. Ok. E quindi in realtà non decidi esattamente tu come il tuo personaggio, ma viene anche creato da lì. Mano, perché se devi fare un complimento probabilmente vuol dire che apprezzi una donna... 22. 21. No, 22. Vabbè, adesso ovviamente non devo ritirare. No, devi giocartela. Me la devo giocare. Ok. Ci sono, Fammi fare mente locale. Quindi alla fine ottieni il complimento, questo è il succo. Io ottengo il complimento. Quindi al momento mi ritrovo con una lama a gola. Sì. La lama non è particolarmente affilata, ma è comunque una lama. Se io volessi provare a disarmarla in questo momento... Descrivi la scena. Tu hai successo automaticamente in tutto quello che fai. Ah sì? Eh sì. Davvero? Sì, sì, io però sei il master fuori da, tra virgolette. Io però potrei cercare di ottenere un ulteriore segno. E però se fallisco anche il secondo, cioè se dovessi fallire... Come puoi ottenere un altro segno? Se lei adesso va avanti nella scena, la possibilità di cercare di ottenere un secondo segno non è nella stessa completamente scena esclusa. Ah, ok. Però se fallisci perdi tutta la paura che avresti potuto... Quindi non credo che lo farò. Però volendo si può. Ok. Allora... svicolandomi dalla lama, bloccandole il braccio e facendole cadere, ovviamente bloccandole la mano, facendo cadere l'arma a terra, mi avvicino all'orecchio e dispenso il mio complimento rispetto all'agilità che stava dimostrando e la forza d'animo. Mayumi. E quindi è comunque sempre bloccata lì con Kagematsu a filo. Sento, vedi che lei arrossisce, lascia andare la spada e si divincola dalla tua stretta e sta correndo via. E qua finisce la scena perché non ho intenzione di rischiare. Okay. E quindi abbassi la paura e tu devi segnarti che hai preso di Mayumi. Dov'è? Un complimento. Vuoi cancellare questo per la mia prima P sulla prima riga? Sì, perché ho sbagliato. Strano. Prima cosa che hai fatto. Vabbè, ok, ragazzi, mi metto gli occhiali. Ecco. Gwen, non puoi sbagliare tu. Sei la migliore a questo tavolo. Lea cercherà. Ogni volta mi giro io. Di avere un momento condiviso. Mentre Kagematsu, di cui immagino ormai nel villaggio si sia sparso il nome. Perlomeno la voce che c'è. Nessuno si è ancora... Sicuramente la voce che c'è un uomo... Ma il nome? Non la discendenza. Nome. Nessuno di noi ha ancora richiesto una presentazione, quindi non si è ancora presentato. Ma la presentazione tu non hai detto che è quella. Io sono figlio di, nipote di, il mio sì, passato. Sì, ma nelle scene che abbiamo fatto nessuno ha nemmeno approcciato... Okay. Con delle parole, uno lo sguardo, sì, l'altro sì, il sorriso, uno la puntata. Cioè, tu l'hai fatto le parole. Che qualcuno c'è che ti ho parlato. Comunque, Lea sta lavorando nella forgia, dove di solito ultimamente si fanno solamente attrezzi e cose varie. Ma lei sta lavorando nel ripiegare, sembra del metallo, incandescente. Cioè, ha delle braccia abbastanza muscolose. Mentre Kagematsu sta passando proprio davanti e si ferma un attimo a guardare, sentendo questo tum, tum. E lei nota l'arrivo, continua sul suo lavoro, ma dice per farsi sentire: si dice che il metallo deve essere piegato e spezzato più volte per essere più forte. Anche questo villaggio è stato piegato e spezzato più volte, ma diventa solo più forte. E
entrare a conversare. Fare. Sì, 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 è per avviare una conversazione. Poi se c'ero arrivato. Se entri e inizi a conversare, ti dice: spesso è un lavoro che deve essere fatto in due. E vedi che allunga alcuni degli attrezzi di fianco, su cui in realtà il secchio d'acqua, quello dove... Ah, che guarda, è molto malizioso, lo sai. Prende con la mano quella fasciata che adesso è coperta da un grosso guanto, prende con delle pinze il metallo incandescente e vedi che lo tiene con due mani perché è pesante e c'è il secchio lì che probabilmente ti sta chiedendo aiuto per fare questa cosa, mentre ti dice... spesso è una cosa che bisogna essere fatta in due perché sposta. Nessuno Kagematsu sposta può creare qualcosa di perfetto senza aiuto. E mentre ti guarda, quindi devo tirare. Che cosa mi stai chiedendo? Il momento condiviso, no, era quello dove lei filosofeggiava sul fatto che questo villaggio è stato distrutto più volte ma continua a reggere e l'unico modo che ha per continuare a reggere in questo momento è che qualcuno aiuti. È un momento di... non è proprio intimità perché di fatti si tira su innocenza, però è più un riconoscimento della forza di queste donne che sono rimaste qui e continuano a venire piegate ma non si spezzano. Ok, un po' come Mr. Muscolo negli anni 90. Esatto. Quindi devo fare innocenza contro 4. Sì. Adesso che tutti abbiamo guadagnato qualche cosa al primo punto, aggiungo un'ulteriore cosa. Devi sottrarre tu, Gwen, al tiro totale che fai, l'amore per quella persona. Ah, quindi è sempre più facile ottenere le cose. Quindi è l'amore per ogni persona, cioè per la persona è semplicemente il... Adesso per lei è zero perché sì. Le hai dato un punto di pietà prima. Ok, e la pietà serve a qualcosa? La pietà è che ti deve per forza dare qualche cosa alla fine. Se è amore, conta qualche cosa. Pietà vuol dire che ti ha dato niente. Ok, quindi conviene avere amore. Sì, assolutamente. E un 6 viene sempre fuori, 19. Come fai a essere 19? Il 6 non conta. Ah, non conta? Eh no. Ah, il 6 prima l'avevo contato, vabbè, ma era solo con due dadi. Ah, allora è 13. Che è già più fattibile. È già più fattibile. Questi però li devi togliere e mettere qua. Ok, ma quando mai è successo, tra parentesi? Cioè, appena fatto... Ah, perché anche a lei? Ho appena sì. Fatto e a lei non contano neanche a lei, però allora è 6. No, però ha appena fatto 2-6. Sì, cioè, sì, però non succederà mai più. Negativo, quindi è come se avessi fatto 2-1 su un'altra scala. Come se avessi fatto 2-0. Sì, esatto. Con il rischio che se ne faceva un terzo la minaccia si faceva presente. E cosa vuol dire? Vuol dire che succede qualche cosa che non è ancora definitivo e letale. Però la minaccia si fa sentire. Se la minaccia fosse il branco di lupi ci ha mangiato... E che svantaggi dà? Vuol dire che aumenta di nuovo la paura. Ah, ok. Quindi penso di aver passato. No, non tu devi solo dire se ce l'hai fatta o non ce l'hai fatta. In questo caso non puoi avercela. Non è possibile, perché se avessi fatto 2-6 l'avessi messi qui. Comunque erano 2-5. Vabbè, cosa non ti un tiraccio alto questo qua. Ok. Ok, non quindi... capirà mai più. Tanto penso che questa donna sia quasi più alta di te. Probabilmente sì. Però la vedi molto fragile in questo momento. In questo momento è fragile per la tipologia di conversazione che sta avvenendo. Domanda, scusa Cla, ma Kagematsu è consapevole, cioè al di là del fatto che si è palesemente reso conto che non ci sono uomini in paese. Decidilo tu se lo sa o no. Posso deciderlo io se tu, so Kagematsu, che se sono consapevole del fatto che c'è una minaccia che grava su... Sì. Beh, io te l'ho accennata. Però, sai, poteva essere anche palesemente rivolta a te stesso, non necessariamente al villaggio in sé, cioè poteva essere utilizzato come una metafora, visto che le donne tendono ad essere un po' complesse. Sì, potrebbe anche essere che tornano gli uomini una volta alla settimana e quindi non è che sono spariti del tutto. Questo è metallo in tutti i sensi. Sei il metallo è più forte. Sì. Posso prendere un punto in più? No, ma che me lo segno qui. Ma no, ma più un punto. Un punto metallo. Un momento me lo sono condiviso. Non è vero. Ha comunque preso un gesto d'amore. Ok. Perché non hai fatto niente che mi abbia suscitato fastidio. No, neanche il sorriso. Il sorriso lei te lo chiedeva per innocenza, non
guarda quanto sono sfigurata, sorridimi, cane. Che bello. Però ok, chiaro che ci sta, diciamo che lo stereotipo sì. Vuole da. No, nella sembra mia... interpretato. Ne abbiamo discusso anche prima, è difficile. Comunque, tralasciamo. Ma in questo caso poi si può conversare, no? Se sì, lei, sì, no, lui vuole sapere qualcosa di più sul villaggio. Anche perché volendo tu potresti portare avanti la scena e cercare di ottenere. Però a quel punto non avrei dovuto abbassare la paura. La devo abbassare alla fine della scena, in teoria. Ok. Ok, vabbè, comunque. Allora, Kagematsu è consapevole che c'è una minaccia che incombe nella zona. Quindi, partendo da questo presupposto, è da molto che lavorate in questa forgia? Oh, da sola sì. Purtroppo mio padre e mio piccolo fratello sono stati portati via dalle terre d'ombra. Insieme a tutti gli altri. E vedi, in questo momento martella più forte. Un po' di rabbia. E anche per mascherare probabilmente che c'ha paura. Allora, a tutti... Mentre stai per riabbassare per la terza volta con rabbia... E cerco di ottenere una parola gentile. Ah, vai, grande. Vai. La combo. Quindi mi rimetto 8. 9, 10. Innocenza. Lo so, ti sei, sarebbe bellissimo. Tu ne tiri 3. Parola invece. Gentile, 3. Sì, a meno che non faccia tutti uno... Beh, però ci sono due 6. Prima avevi fatto un 6? Sì. Ah, si somma. Ah, rimane giù? Sì, rimane. Se non finisci la scena, rimane. E okay. Quindi devo tirare altri 6 dadi? Sì, questo rimaneva un 6 lì. Però okay. Vuol dire che la minaccia incombe. Vuol dire che la minaccia incombe adesso. Eh sì, proprio adesso, mentre tu mi stai dicendo. Il che vuol dire che la paura non scende. Neanche del primo. Neanche del però primo. Però l'ho ottenuto il gesto. Il primo gesto l'hai ottenuto, okay. questo secondo non l'hai ottenuto. Ah, non devi neanche tirare? No, perché il momento in cui qualcuno tira 3 dadi, okay. fanno 6, la minaccia si fa. Cazzo, ci stava qua la paura pressante. Gentile, però era bella venuta come scena. E quindi? E a questo punto la minaccia la interpreto io che ho una idea okay, più generica di quello che sta succedendo. Quindi tu, aspetta, dimmi prima cosa stavi facendo, perché poi probabilmente viene interrotta da quello che succede. Volevo... rallentare il tuo colpo okay. per rassicurarti. No, gli blocchi il braccio, si ferma un attimo. E quando blocca il... Kagematsu prende la mano di Lea per bloccarle... C'è quel momento in cui si guardano. E tu vedi per un attimo i suoi occhi illuminarsi un filino quasi di un viola molto molto scuro intorno. È una cosa di un secondo. Però hai sentito storie di chi è tornato dalle terre d'ombra, di uomini che vengono corrotti da ciò che sta fuori dal villaggio. Ah, lei ritrae la mano di scatto, liberandosi dalla presa, anche perché ha un braccio più grosso di Kagematsu. Si prende dalla presa, fa 2 passi indietro e vedi sia la parte quella sfigurata e l'altra completamente... Lascia cadere il martello, si gira e scappa via. E Kagematsu rimase lì, perplesso. Quindi, il momento condiviso l'ho ottenuto. E sì. La paura sale? Quindi torna a 9? Allora, te lo dico subito. Non credo che salga, ma non... Non prendo neanche per il momento condiviso. Esatto. Ok, quindi rimane 8. In più, se fosse stato un gesto disperato, lo eliminavi per sempre dal gioco. Se tu avessi fatto okay. un gesto disperato. Ma è inutile fare il gesto disperato sui 3-6. Se ne avevi 2, ti ma mancava due, un okay, punto okay, e okay. volevi cercare di ottenere lo stesso e facevi un gesto disperato, lo cancellavo per quello sempre. Cancellavi per sempre quel gesto disperato. Okay. Ah, pensavo che Kagematsu. Cioè e non viene dato nemmeno pietà o amore in questo caso. Ok. Ma in questo caso però per quello prima me lo dà pietà o amore? No. Neanche per il momento condiviso? No. Hai solo ottenuto il segno. E quindi non lo segno neanch'io? Sì, no. Comunque. No. No, perché non l'ho ottenuto, perché poi è arrivata la minaccia. Perché sono scappata. Vabbè. Il momento condiviso rovinato. Sì. Anche perché poi ti ho lasciato lì con la forgia accesa. Se non sei una merda, come minimo la spegni per non far andare a fuoco tutto.
Tra l'altro, giustamente, un Kami chiedeva: ma se bruciano una locanda, non dovrebbero avere un dado in più? No, no. Beh, è la locanda è il gesto disperato. Dare fuoco a una locanda. Ma non c'è scritto. Tra i gesti disperati. No, puoi far accusare che Kagemitsu di scorrettezza dice: è stato lui a bruciare la locanda. Ah, che bello. Inari. Sì, allora, lui dopo uscirà dalla forgia prima o poi. Forse. Allora, esattamente. Per una questione di curiosità e anche di ospitalità, quando quello che pensiamo sia un nobile signore, più o meno, non abituati a fare troppe distinzioni, esce dalla forgia, io e le mie tre sorelle gli andiamo incontro con un piccolo vassoio con sopra una tazza di tè. Alla ricerca di un complimento. La mistura del nostro tè è di solito molto ricercata, perché ci lavoriamo un po' con le erbe, ci piace raccoglierle, e di solito quando ci sono le piccole feste nel villaggio noi siamo incaricate di prepararlo per tutti, proprio perché è riconosciuto essere particolarmente ricco come sapore. E quindi io ricerco un complimento offrendo il tè al nobile signore. Mi avvicino e gli dico: nobile signore, il suo viaggio sarà stato molto difficile, la sua cappa è molto impolverata, si ristori almeno con un po' del nostro tè, e grazie per essere passato al villaggio. Kagemitsu accetta con molta gioia. E vai, era avvelenato, abbiamo vinto. A proposito, l'unico che mi ha visto l'unica, perdon, che mi ha visto arrivare, che sono già conciata da buttar via, che mi offre almeno qualcosa. Io ti ho minacciato con la spada. Sì. Ok. Io ti ho tirato un martello su un piede. Fascino contro tre dadi. Urca! Gianni! Tre sei. Perfetto. Che cazzo, diventa un oni e morite tutti. Quindi ho fatto 8. No, ma hai fatto 3-6. Devi segnare lì. Non prendi niente. No, non segna neanche niente. No, ha consumato il complimento. No. No, perché non l'ha ottenuto. Tu hai preso quello che avevi preso già. E allora su quello il gesto d'amore ce l'ho. No, ti sei brasato quello che hai preso. Ha ragione, lui ne ha fatti due, quindi sul primo. Io ne ho fatti due, il primo ha avuto successo, quindi sul primo ce l'ho l'amore. Hai perfettamente. Dammi l'amore, Gwen, dammi l'amore. Ti do tanto amore. Ma l'amore di prima che cosa comportava? Un meno uno al suo tiro di dado. Quindi sì, ok. Allora me lo segno, va bene? Perché io l'ho bruciato. E il problema è che quando Kagemitsu beve questo tè, famoso che tè di giada, è il famoso tè di giada che viene prodotto in pochissimi posti e che serve a contrastare la corruzione delle terre d'ombra, e che qua viene praticamente cresciuto di contrabbando per evitare di passare dagli inquisitori dell'imperatore. Gianni, ricorda mettere... quando giriamo i cinque anelli e stiamo arrivando, sì, in questo dobbiamo arrivare al villaggio che tu devi comprare 7 tonnellate di tè dai Nari. Ok, va bene. E quindi una risorsa innanzitutto molto pregiata, ma soprattutto in grado di segnalare in qualche modo a chi sta intorno, a chi lo beve, se la persona che lo beve è corrotta o no. E mentre grazie. E mentre Kagemitsu beve il primo sorso di tè, vedi che inizia a tossire come se gli si stesse un po' occludendo. Esattamente in questo modo. Cazzo, che commitment, Gwen, complimenti. Povera. E riappoggia subito la tazza. Inari si sente anche un po' in colpa, perché forse il tè era troppo caldo, o forse Kagemitsu nasconde qualche cosa. E noi ci ritiriamo indietro proprio, sai, passettini. E... anche un po' trasversale. Esatto. Mario, ci puoi ascoltare lo stesso, perché tanto questo è uno spin-off di quello che è successo mentre succedeva la puntata scorsa. Esatto. Ascolta, fratello. Comunque, se non sai cos'è la puntata scorsa, è un villaggio. Esatto. Dove stanno andando. Comunque, questo volevo dire agli ascoltatori che, esatto, c'è l'ospite, e poi soprattutto questo è il mio guanto di sfida lanciato in faccia a Gwen, così. Hai fatto 2-6 e io ne faccio 3. Esatto, guerra tra sfigati. Mayumi, invece, dopo essere scappata dalla minaccia?
La minaccia è che noi adesso non sappiamo se Kagematsu nasconde qualche cosa. Ok. Di buono, di malvagio. Ma quindi di lui sale la paura o rimane bassa? Non la paura non la abbassa. Rimane quella che c'era. E allora a me mi si è alzata? No, è che tu non hai... La paura la cancelli solo alla fine della scena. Ok. Quindi ho ottenuto il gesto, ma la paura non si è abbassata. Esatto. Ho disperso un tappo. Dicevo, Mayumi invece, dopo essere tornata indietro, dopo essersi rifugiata in camera sua per cercare di prendersi da quella brutta umiliazione nel cortile di casa di qualcuno che ha osato addirittura stringerla a sé e sussurrare qualcosa all'orecchio, si ripresenta con... Sei adolescente? Sì. Ah, ok. Sto perdendo, ma che cazzo tarda adolescenza. Tarda adolescenza. E si ripresenta praticamente al centro del villaggio. Oltre alla spada di suo padre ha portato dei pezzi di armatura. Cioè si è messa in armatura? Non proprio si è messa in armatura. Si è messo il corpetto che le sta un po' sbagliato, perché è fatto per un uomo e non per una donna. E l'elmo di suo padre, che è di una dimensione sbagliata. E si porta al centro del villaggio e urla: io, Uragashi Mayumi, sfido l'uomo che è giunto in questo villaggio. Presentati almeno, prima di fare certe cose. E senti delle voci che fanno: e sarà veloce come veloce il vento. E potente come un vulcano. Quindi cerco una presentazione. Cerchi una presentazione. Usando il mio fascino, perché sto cercando di impormi rispetto agli altri. Tu tiri 5 dadi, io ne tiro 4. Però con 6, però no, però ho fatto 9 con 4 dadi. Ragazzi, ce la posso fare. Se fosse, D&D sarebbe uno schifo. C'è un 6, sì, l'ho visto, c'è un 6. Io però ho fatto 9. Ma è possibile? Dai, no, ma dico, è scientificamente possibile? Sì, okay. Sì. Gwen. Ah, giusto. Vedi, ha reagito alla sfida. Fallito. Fallito è fallito. Perché è di nuovo in pareggio. C'è poco da fare. E a questo punto io riminaccio Kagematsu con violenza, che ormai è il mio modus operandi. Il tuo taglio standard. Okay. Vabbè, scusa, ma metti in dubbio il suo onore, no? Che è sulla stessa riga. Sì, potrei anche mettere in dubbio il suo onore. Ci starebbe, anche perché Kagematsu, che ha sentito il richiamo, tra virgolette, vedendo la scena è abbastanza divertito al momento. Soprattutto una ragazzina. Sì, esatto. Forse che questo Ronin non è nemmeno degno e forte abbastanza ad affrontare una piccola ragazza di un villaggio di contadini. I samurai del clan del ragno sono caduti veramente così in basso? O forse non è nemmeno del clan del ragno, è di qualche clan minore? Bisogna vedere se accettiamo la provocazione o meno. E ho rifatto 9, no, 10. Vabbè. Devo ritirarmi però in questo caso, no. No, tu non ti tiri. Quindi hai superato. No. Se ero in pareggio prima. Se stavo zitta non lo sapevi. Esatto. Però. Beh, l'avrebbe saputo dopo, avrebbe fatto il gesto uguale. Prego, Gwen, abbozza. Abbozzo che cosa? Abbozzo il mio suicidio? No, devi presentarti adesso. Ah, devo... Ma che... Se no temi. Però ricordati, non lo sto facendo solo per andare contro Claudio, che in questo caso ti puoi presentare per pietà. Certo. E non perché ti ha impressionato. Chiaro. Poi vabbè, non chiaramente... mi aveva impressionato già prima stavo per ridere. Vabbè, e anzi adesso sono un pochino... La donna. Vedi tu, sei tu il personaggio. Sono io l'uomo, io che porto i pantaloni. Perché in realtà nessuno porta i pantaloni, perché siamo nel Giappone feudale. Quindi... Ma lui è Ronin, può portare quello che vuole. Io porto i pantaloni, sono una gaijin. Tu sì. Vabbè. Quindi Kagematsu? Sì, no, sto pensando a cognome che non mi ricordo qual era. Agashi. Che bella memoria che c'ho, ragazzi. Per chi non mi vede ma mi ascolta soltanto, sto sorridendo perché Claudio mi sta scrivendo il mio nome sulla scheda. Cosa che avrei dovuto fare ben prima. Ma conosco la tua pigrizia, quindi. Sì, giusto. Dettagli. Tuttavia, mi avvicino
il più possibile, ovvero a 5-6 passi da Mayumi. Mayumi. La tua scrittura non è un granché, tra parentesi. Non ho mai detto di scrivere bene, anzi. Mi avvicino all'incirca a 5-6 passi da Mayumi e infastidito mi presento. Il mio nome è Kagematsu Agashi. Ho dovuto rileggere. È l'unica cosa che t'ha scritto sulla scheda, non c'è scritto nient'altro, c'è scritto solo Agashi. Tanto ti vogliamo bene, guarda. Ci sei mancata tantissimo. I miei quando si bruciano si bruciano, ragazzi, c'è poco da fare. Quindi avevo ragione. Chi sei tu per insultarmi? Io sono Mayumi, la figlia del guardiano di questo villaggio. E voi non siete di queste terre e siete giunti qui troppo tardi, come tutti quelli che hanno cercato di darci una mano. Tardi? Siete l'ennesimo colpevole di manchevolezza. E a questo punto cerco anche di ottenere un'impressione duratura. Perché ti ricorderai di questa faccia incazzata come una iena per i giorni a seguire. Tardi? Sicura? A me sembra che la tua vita ancora ce l'abbia. Tempo verbale non so se era corretto, ma facciamo finta di niente. E quella di tutti gli uomini di questo villaggio? E quella delle donne di questo villaggio? Aspettiamo solo che qualcun altro arrivi, come nei villaggi vicini, a ucciderci e a portare via quel poco che ci rimane? Dovremmo aspettare un Ronin come voi, che viene dalle terre oltre il muro? Per cercare salvezza, meglio che ci difendiamo da soli. A me non risulta che i vostri uomini siano morti. Come fai ad avere la certezza? Non sono qui e questo è sufficiente. Vediamo se fai un'impressione duratura. Contro 4 dadi. Ma il 6 rimane anche a lei. Il 6 rimane anche a lei. Ah, giusto, pardon. Non si è morto. Grazie. Buono. 15. È Claudio. Sì, ma tu copri e non fare, fai la poker face. Sì, certo. Gwen e poker face sono due concetti. Non mi portate in un casino, è totalmente inutile. No, per il casino è ottimo. Quanto hai fatto, scusami? 15. Non digli se è riuscito o fallito, in no. caso... Dimmi sì, se è riuscito o fallito. Se è riuscito, però. Ti fa la scena direttamente. Sì. Aspetta, cos'è che stavi cercando di ottenere? Ciao. Un'impressione duratura. Vedi che si irrigidisce e rimane con la bocca un po' socchiusa, quindi ti rendi conto che non sa effettivamente come rispondere a comunque la paura che vede nei tuoi occhi. Lo considero riuscito? Lo considero riuscito, sì. Anche perché probabilmente se avessi fatto tutti uno sarebbe quasi riuscito lo stesso. Anche perché devi togliere uno. Perché lui c'ha già un gesto nel pegno d'amore. Ah, devo anche togliere. Hai fatto, sì. Hai fatto tipo 4 con 4 dadi da 6. Ho fatto no, 5 giusto. Con 4 dadi da 6. 6. No, comunque 7, giusto. Sì. Comunque Mayumi. La matematica di nuovo, Gwen. Mayumi, guarda la tua bocca aperta, rinfodera la spada nel fodero che è altrettanto rovinato quanto l'armatura e il resto della spada e fa: avevo ragione, e se ne va. Allora, perdonami, per cui hai ottenuto sia la presentazione... No, la presentazione l'hai non ottenuta, l'hai ottenuta. Sì, l'ha ottenuta, sì. Ma per pietà. Tu ti sei presentata, hai detto chi sei. Comunque chi sono, sì, l'ho detto. Però magari quella l'hai fatto per pietà. Cioè, perché... Sì, ero irritata, cioè... Irritata. Sì, ero infastidita. Ma anche l'impressione duratura può essere per pietà, eh. Sì, però magari... Se hai detto cose giuste e lei ha bozzato, magari ha fatto più impressione. No, l'impressione comunque l'ha fatta. Cioè, che sia un'impressione natura sicuramente l'ha fatta. Quindi ha senso qui che sia pietà alla presentazione. La presentazione e amore l'impressione duratura. Sì, confermo. E la mia paura scende di 2. Ah, di 2? Ho tenuto 2. Ne esagerate tutte e due. Mentre succede questo, Lea arriva con una bacinella di acqua calda. Io ti odio per il fatto che ti chiami Lea, veramente. Metti amore automatico ancora un punto Roberto per cazzo però scusa punti a caso va bene sono punti eroi li consuma subito tanto quindi sì hai ragione
e tu senti, mentre sei ancora lì fermo nella piazza, che sguardi la ragazzina andarsene, senti una voce dietro di te. Sì, sì. Non eri appena scappata te. Vabbè, no, era ora. Sì, no, scappata prima. Un po' tutti scappano, scappa. E vedi, è una cosa fallace, noi vediamo così le donne a quanto pare. No, io me ne sono andata stizzita, sì. Adesso. La mia se n'è andata perché ha visto un Oni, quindi se permetti, non è proprio fuga strizza femminile. Non date troppo peso a Mayumi, nobile Kagematsu, perché ha sentito. Presentazione, non ti sei presentata a lei, ma l'ha sentita. Nobile Kagematsu. È una ragazza che tiene alto lo spirito del villaggio. E senti che lo dice per non dire è una cagacazzi, ma è una cagamazzi. È una ragazza che tiene alto lo spirito del villaggio. Volevo scusarmi per prima e sto cercando di ottenere una parola gentile. E ti porge una bacinella con dell'acqua calda e una specie di, non penso che ci siano gli asciugamani, ma sì, qualcosa, una pezza. Una pezza. Perché ha visto che sei completamente roncia. Ma c'è la giada nell'acqua. Vediamo se dai tiri. Sarà. E ti porge la bacinella con un sorriso, vedi, quasi più giovane della sua età, perché aveva sui 25-26 anni. Però ovviamente il sorriso è lievemente rovinato dal fatto che tre quarti della faccia è completamente ustionata. Però il sorriso è molto innocente, ingenuo, e in questo caso di vere scuse. E quindi tiro. Tu cioè, parola gentile. Innocenza contro tre dadi. Vediamo, faccio 3-6 di nuovo. Perché io tiro sempre. No, no. Neanche uno. Non però tu tiro. Tira perché se fai 6-6-6 la minaccia presente. Giusto. Perché contro tre dadi. Finché erano due non poteva succedere nulla. Che era fu pubblico anche tanto. Uno l'hai fatto però. Quindi ci sono riuscita. Bravo. Va. Allora, Kagematsu accetta lei la bacinella. Si china e nonostante sia alta 1,80. Quindi... I movimenti di Kagematsu sono estremamente lenti, anche perché non te ne accorgi perché non lo stai osservando, però è estremamente perplesso, perché non riesce a mettere insieme le azioni da parte tua di prima rispetto ad adesso, cioè la paura rispetto allo sguardo comunque di rispetto e di tentativo comunque di avere qualche contatto con questa persona, contatto con lui, ma anche di cercare di dare in un certo senso una buona impressione del paese e quindi diciamo correre tra virgolette a giustificare anche il comportamento di Mayumi. E non come tutti gli uomini ha difficoltà a comprendere la contraddittorietà delle azioni femminili, ma è assolutamente quanto ne so. Ci mancherebbe, sai com'è. E quindi ti concede un gesto d'amore. No, una parola cioè, gentile. Una parola gentile. Stavo per dire obbligato. So che tu poi non sei abituata a dire parole gentili. No, sono abituata, però, infatti. Per questo si chiama gioco di ruolo. Non si può, picchialo per favore. Picchialo tu, sei più vicino. Infatti, scusa. Ma sono uomo in questo caso, potrei... No, ma tu Gwemi vuoi picchiare, non tu. Cagli mazzo. Sono molto grato del tuo gesto, nonostante la tua compaesana... sia forse ancora troppo giovane per rendersi conto delle proprie azioni. Purtroppo quello che è successo in questo villaggio ha cambiato molte cose. Mayumi ha un modo di reagire che è dettato dalla sua impulsività e giovinezza, ma tutte qui, quelle che sono rimaste, sono molto preoccupate di quello che sta accadendo, ma nobile Kagematsu, se mi è permesso di usare il vostro nome. Con un cenno alla testa, accorda. Perché siete qui e cerco di ottenere un segreto rivelato?
Vai! Perché a me non mi basta. O fallisco bene o devo riuscire con doppio. Tu hai fatto un 6, ricordiamolo. Tu li togli dalla scheda. Allora. Contro 6 dadi della Gwen. No, aspetta. Allora. Puoi farcela. Puoi farcela. No. Non chiedo il segreto rivelato. Ma ci ripensi. Allora, l'ultima frase cambia lievemente in un. Se posso dare il vostro nome, tu hai fatto un cenno. Ti chiedo una presentazione. Vabbè, sono 5 invece che 6. Sì. Va bene, va bene. E Gwen, già per 5 è un pericolo atroce. Con 6 ancora di più. 6. I vostri 6 contano separati, eh? Sì, sì. Non sono 3 in tutto. 17, ma tanto adesso fai sicuro 2 6. Su 5 dadi. 5 dadi, sei Gwen, dai. Non ha fatto 6. Non ho fatto fallito? 6. Aspetta, ho fatto. Quanto hai fatto? 7, 15, 19. Fallito. Oltretutto togli l'amore. Di prima? No, che ha. Lei, adesso ha un punto d'amore. No, ma comunque strafallito. Aspetta, però, io ne ho 2. Perché ho preso 19. La parola gentile. Sì. 19. Quindi strariuscito. Tu hai fallito. Sì, io ho strafallito. Quindi lei è riuscita. Ah, io sono riuscita. Sì, no, io ho strafallito. Infatti mi sembrava stavo con i tuoi tiri dei dati. Ok, quindi presentati. Io che l'unica cosa che volevo evitare di fare era presentarmi. Ti ho risparmiato il segreto, spero che tu ne tenga conto nel prossimo. Ma il segreto ci ho pensato a segreti stupidi. Ok. Ho un piede incarnato, un'unghia incarnita. Il segreto è... Non sono un Ronin, sono un samurai. Quello è un segreto. Cercando di dura paura, giusto? Sì. Se decidi poi di concludere la scena, sì. Se decidi di andare avanti ancora. Beh, c'ho un 6 io, un 6 lei. No. Tricky. Io se fossi in te. Beh no, è la Gwen, sì. Allora alla fine della presentazione è prima o poi scoppia. Cerca il dramma. Mentre appunto ti presenti, presentati. Il nome è Agashi Kagematsu. Fate parte del clan del ragno? No. No. In teoria, poi vedi tu. No, no, a parte che non ho la più pallida idea di cosa sia il clan del ragno, pertanto... La famiglia Agashi, la famiglia Agashi non è la famiglia del ragno. E lei, mentre ti presenti, cerca di fare una cosa che ha visto fare spessissimo ai Inari, ma lei ovviamente non avendo quasi fascino, esatto, quindi... Oddio, no. Fa che vieni davanti e... li tira indietro cercando... Sa che il sorriso è l'unica cosa che le può... funzionare perché è stata vista con disprezzo da molte persone e quindi cerca uno sguardo rubato appena dopo la presentazione. Io devo tirare fascino. È ancora più perplesso, Kagematsu. Beh, però lo vedi molto innocente. Però devi mantenere quel 6. Sì, il 6 mantiene, ma tanto tiro un dado solo perché io fascino 1. Perché lei ti fa così, ti sorride con la faccia completamente scarnificata. Tu con 2, però io sono convinto che tu farai un 6 almeno e poi un 1. Io ho fatto un 5. Fallito. Cioè, tu fallito hai fallito io. Devo specificarlo perché... Eh sì. È importante. In vuoi tentare un gesto disperato? O non vuoi tentare un gesto disperato? Sì, cercherò un gesto disperato. Nascerò Kagematsu con la persona. Cercherò un gesto disperato? No, assolutamente no. Cioè, un gesto disperato per ottenere un sorriso? Sì. Uno sguardo rubato. Ah, uno sguardo rubato, perdono. Il gesto disperato, infatti, è abbastanza semplice, in realtà. Ah no, perché lei minaccia di... Tra parentesi... Sei incinta di mio figlio! No! Ma poi quello non lo puoi ancora usare. Quelli che puoi usare sono quelli di cui hai preso la cosa. Posso fare una domanda? Quello su cui sei in quel momento o i due che sono generici. Ho una domanda da fare, scusami. Okay. La presentazione di prima. Sì. Ok. Sono entrambe che le devo sottrarre. Eh sì, sono 2 punti d'amore che devi sottrarre da 3 ne devi dare. No, perché il primo è pietà. Il primo. Ma io quindi ho preso adesso. Ne ho fatti già 2. No, il momento ma condiviso. Questo la presentazione... che ha preso adesso non era da togliere perché ancora non sapevi se era successo fallimento. No, allora io ho preso la presentazione. No, esatto, era quello che volevo capire. E la parola gentile. Più prima il momento condiviso. C'era anche la parola gentile. È vero. Quindi devi togliere 3, è fallito uguale? No, non è fallito.
allora non faccio il gesto disperato. Anche se il gesto, lo dico giusto, è il gesto disperato a questo punto sarebbe stato mostrare disprezzo per Kagematsu, perché si rendeva conto che una testa di cazzo, che non ricambi uno sguardo per una donna che ne ha bisogno in questo momento, sei una merda. Però non c'è bisogno che tu faccia questa cosa, perché quindi sono riuscito. Quindi abbasso la paura di 3. Abbassi la paura di 3. Comunque, più quindi a questo punto, cioè, come regola di gioco, più uno riesce ad ottenere, più facile che ottenga l'altro. È per quello che se no non riesci mai a fare fascino contro 8 dadi. No, e soprattutto poi anche perché i primi, se no uno cercherebbe di fare solo quelli più difficili, i primi solo per avere il bonus, qua ti aiuta perché ti dà, li cerchi comunque invece di mirare all'ultimo. E comunque dopo che ti sei sciacquato un attimo, così riprende tutto con cura. È un onore avervi qui al nostro villaggio. Non fatevi si dice, stupire da Mayumi. È una brava ragazza. E con un cenno saluta. E la guardo allontanarsi, questa stangone di 2 metri. Sì, tipo le spalle da nuotare, tipo la Pellegrini, cioè tipo 2 spalle giganti, muscolosa. Con un accento sì, no, presente chi è la Pellegrini, perché okay. non la vedo come una grossa, cioè è no, grossa, beh, però sì, no, non è grossa, alta, però non la vedo metri. Come una grossa, cioè la Pellegrini di 2 metri. Sì, ma non esatto. È una bodybuilder, intendo, cioè non so perché. Ah, ma neanche immagino... è una bodybuilder, c'ha le braccia un po' più sviluppate, le spalle sì. Per lavorare pesi. Binari. Sì, allora io sono ovviamente scornata dall'aver causato, no, un problema con il mio tè. E quindi mi sono. Ti regalo un ciondolo di giada. Mi sono seduta. No, no. Mi sono seduta. Cristallo. Riso, giada e zafferano. Sul pavimento di casa che dà sull'esterno. Guardo le mie sorelle giocare e loro mi stanno cominciando a perculare violentemente rispetto al mio fallimento di prima. No? Mi prendono un po' in giro come fanno i bambini con gli adolescenti, no? Soprattutto con gli adolescenti che ormai guardano un po'. Verso l'età adulta, e quindi io cerco sostanzialmente di stare al gioco e gli, in un certo senso gli do corda prendendo atto del fatto che è andata così e che non posso fare nulla di diverso, e quindi comincio a giocare con loro e cerco un sorriso da parte di chi mi guarda, nel senso che comunque è proprio un sorriso di gioco, nel senso va bene, è andata così, andrà meglio la prossima volta che cercherò di parlare con qualcuno. E Kagematsu per caso passa di lì in questo momento. Esatto. Tutto in mezzo alle palle. Quindi... Sì, ma poi non sta fermo, continua a camminare. Deciditi, ma è una locanda. È un 2-2. È un 2-2. Innocenza contro 2. Quindi non potete fare 3-6. Eh no. No. A meno che lui non cerchi un il secondo. Gesto disperato. Ma esatto. Deve fare 2-6 adesso. Però Gianni hai è capace. Già... Hai già uno, hai uno sguardo rubato. Sì. Esatto. Quindi hai già hai un minimo di vantaggio. 6-5, certo. Quindi 5. 6-5. Esatto. 6-6. Vediamo chi vincerà The War. Hai superato la prova. Veramente? No. Sì, è sì. Uno. È un 1 quell'altro dado. Well, cioè, grazie. Cioè, nel senso, complimenti. Cioè, hai fatto mi 5. Arrendo. Mi ho arrendo. Fatto 5. Hai perso, Gianni. Sei passato in secondo piano. Sì, sì, sono una merda, ma meno merda. In questo sì, momento. No, in realtà sei una merda che non hai neanche la dignità di merda, quirk, esatto, no? Esatto. Un tuo puzzo, un tuo vezzo, esatto, no? Esatto, è vero. Nella gara degli sfigati arriva secondo, esatto. Secondo, nessuno mi può battere con i non c'è neanche quel gusto. Cazzo, Gianni. No, adesso è diventata un'antichia. Va bene, ho avuto successo, quindi. Cerchi altro? Cerchi rogne. Intanto voglio sapere di che natura prendo il sorriso. Prendo un sorriso pietoso, un sorriso amoroso. Prendi un sorriso amoroso e in realtà vedi che Kagematsu si avvicina. Potrebbe no. Essere metallo. Non ancora. Potrebbe essere metallo. Non ancora. Non ancora. C'è la citazione che mi sono persa. Sì, okay. Sì. Può darsi. Quando si va sullo sconcio, diciamo. No, allora quella l'avevo capita, eccetera. Quella l'avevo capita, però pensavo fosse un altro riferimento a qualcosa che non conoscevo. Quello lo conosco, è un altro l'avevo già capito. Ok. Ok, Kagematsu si avvicina, io tento il colpo gobbo. Scornato dal successo di prima. Cioè contavo di perdere, ma invece no.
nonostante un fantastico 6 che tengo qua per rovinare tutto. Allora, Kagematsu si avvicina contro 8. No, 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 non esageriamo. Ecco la guerra. Allora, Kagematsu si avvicina e le mie sorelle non si regolano nel gioco e finiscono pericolosamente vicino a lui. A un certo punto una di loro si sta capitombolando verso di lui, andandogli addosso, e io, con un gesto che ho fatto un sacco di volte, molto agile rispetto a quello che è il lavoro di un contadino, la prendo al volo da dietro e la fermo. Poi naturalmente mi intimidisco immediatamente di fronte a lui, la metto giù e faccio un passo indietro. Cercando? Cercando un complimento. Quindi 5 non contro 3 dadi. Vabbè, ecco, sempre complimento. Quindi 5 contro 3. E un 6. E il resto è una merda. È un bel 10 con 4 dadi. Eh? Dai, prima ho fatto 9 con 4 dadi. Quindi... Allora, io tiro 3 meno dadi. 2. Meno 2. Quanto hai fatto, scusami? 10. Io ho fatto 10 con 4 dadi, quindi... 10. Riuscito. Ok, quindi veramente, cioè, sono costernato dalla fatto potenza 10. Di Gwen. Ha fatto 10. Sì, meno 2. Meno 2, quindi... Cioè. Ok, sono costernato dalla sua potenza da difera. Posso venire a studiare come fai? È impossibile, non si può imparare perché... No, è come lo zen. Perché spacca la statistica. Vabbè, voglio lo stesso diventare un padawan. Spacca la statistica. Con i dadi, perché con le carte non sono così sparata. No, infatti, io voglio proprio arrivare alla scuola del dado. Comunque, in questo caso, niente. Io sono lì. Nobile signore, vi chiedo scusa per le maldestre movenze di mia sorella. Io mi chino. Arrivo all'altezza del viso delle bambine. Mm-hmm. Sono tutte femmine, giusto? Sì, sì, tutte sorelle. Maschi. Sì, giusto, vero? Il tuo fratellino. Il mio fratellino. Esatto. Avevo pensato al nome, agli hobby. Guardo attentamente il viso delle bambine, che credo che stiano ancora ridacchiando. Sì. Poi da quando sei entrato nel cortile, sostanzialmente ancora di più. Ottimo. Ovviamente l'oggetto dello scherno sono sempre io. Giustamente. Verbalmente. Mi sembra ovvio. Sorrido nella maniera più dolce che mi è possibile alle bambine e poi guardandoti dritto negli occhi. Dritto. No, guardando lei. Dritta. Dritta, sì, guardando lei giusto. Dritta. Per una volta grazie ancora. rincuora sempre sentire le risa e i giochi dei bambini. Grazie. Semplice, no. Amore o pietà? Amore. Perché non hai fatto niente, sei stato agile, è stata agile. Ok, grazie. E rispettosa. Quindi molto gradita, entrambe le azioni. Quindi tiro giù la paura di 2. Sì. Ed era complimento, giusto? Sì. Ma ragazzi, vi spesso amore... Beh, proprio... è la regola del gioco in base proprio, quindi... Ma potrei dispensare un po' più di pietà. Che finora non abbiamo fatto, secondo me. A parte Scarface. anche a Mulan. Sì. E a proposito di Mayumi... Torna con un arco! No, esatto, no. Arriva con un calamare. Inizia a scendere la sera e a calare il sole. E ovviamente, essendo un piccolo villaggio di contadini, non c'è una taverna, una locanda dove alloggiare. E nessuna delle donne è così... Questo era il mio obiettivo, lentamente stavo puntando, sì, alla ragazzina. Ma nessuna donna di un villaggio dell'impero di Rokugan è così sciocca e sconcia da proporre a un uomo di dormire a casa sua quando tutto il resto della famiglia non c'è, gli uomini non ci sono. Chissà cosa penserebbero le altre donne, bla bla bla, e quindi ti viene indicato un posto dove andare a dormire senza dare fastidio a nessuno, che è il mulino vicino al fiume. Ok. Tu prosegui verso il mulino andando a pensare di riposarti finalmente dopo il viaggio lungo e faticoso,
E vedi in quel momento, con le gambe a penzoloni dalla finestra del piano rialzato del mulino, dove si può salire a sistemare. Sto andando, cioè sono arrivato al mulino e sto... cioè sono stai guardando il mulino e vedi che dalla finestra penzolano le gambe di una ragazza, che è evidentemente Mayumi. Quindi io sono in basso e vedo le gambe della ragazza. Sì, in questo momento sì, ma non è quello che io sto cercando di ottenere. Perché vedi che Mayumi è particolarmente stizzita dalla situazione, è offesa dal fatto che le altre donne stiano tutte dando ragione a Kagematsu, cercando di metterlo nella posizione migliore perché un uomo è l'unico che ci può difendere, è anche infastidita dalla reazione di Kagematsu, che non ha subito dato un ha sì dato un complimento, ma non per la bravura con la spada come si aspettava lei, e quindi si è offesa per questo, si è offesa per la reazione, non tanto per il complimento ma per la reazione, ma per la reazione, sì, il come hai detto. Il complimento, non tanto per il complimento di per sé. Questo è molto femminile, bravo. E avrebbe piuttosto apprezzato che incrociaste le spade come si fa tra i guerrieri, perché lei si ritiene una guerriera. Okay. E quindi, mentre tu arrivi e vedi che lei è scazzata da questo, io sto cercando una parola gentile da parte tua, sperando che ti riavvicini a lei in maniera da capire quali sono i suoi sentimenti e dimostrarle che hai capito come si sente. Ok, lo sai che per un uomo è pressoché impossibile tutto ciò. Magari Kagematsu è un po' diverso. Kagematsu che ha un Oni dentro di sé. No, soprattutto un Agashi. Giusto? Esatto, gli Agashi si sa sono un po'... Farfalloni, diciamo. Dato parte che stanno dispensando amore a tre sconosciute a casa del villaggio, chissà quante altre ce ne sono nel villaggio. Che non sono personaggi giocanti che sono venute. Ha dormito già a casa loro e poi va a dormire. Poi tra parentesi due minorenni, cioè le tre, tre ragazzine poi. Ma no, te no. Vabbè, no. Io sono la minorenne, poi sì, no, Giappone feudale. Ok, in periodo storico. Giappone feudale, lei potrebbe essere al limite della vecchiaia, quasi per io, lei io che ha 16 anni. Io sarei considerato un nonno. Cioè, va già bene che a 30 anni sono ancora vivo. Ma perché sei un samurai e non un pezzente come noi? Figo, forzuto. Comunque, è innocenza contro 3 dadi, quindi 3 contro 3. E poi 3 6 puoi fare. Lui ha fatto 7. Io ho fatto 7. Lui ha fatto 7 e io devo togliere 2. Quello è un 6. Sicuro. Quindi ce l'ho fatta. La Gwen con 2 dadi è riuscita a fare 2. No. Ah, è un 3 quello, ok. 2. Quindi riuscito. Cioè, vieni a dirmi sta parola gentile. Vieni a dirmi sta parola gentile. Prima ancora di arrampicarmi e di salire, cerco di attirare. Mi accorgo che mi hai notato. Dimmelo tu, sei tu adesso che stai descrivendo la scena. Ah, giusto. Mi dimentico sempre questa shift. Sono i giochi quelli masterless che sono. Sì, gli shift mi creano scompensi emotivi. Nel momento in cui Kagematsu si avvicina. Di proposito attira l'attenzione di Mayumi facendo rumore, lanciando un sasso nell'acqua piuttosto che in modo tale da avere la possibilità sia di farsi notare da una parte che di attirare proprio l'attenzione, quindi di concentrare l'attenzione su di sé, e innanzitutto con un cenno porgere un saluto nella speranza che venga ottemperata una risposta, per poi avviare una conversazione. Quindi tu reagisci o non reagisci? Mayumi ti guarda. Sì. Quindi guardi, quindi sei ancora stizzita. Sì, chiaramente stizzita. Sì, non hai ancora fatto nulla. Vabbè, no, già lentamente, sono uno molto rispettoso io. All'incirca. Dipende con chi. Esatto. Mi è stato detto che questo è un luogo in cui potevo non disturbare nessuno. È così o la mia presenza
vi crea qualche genere di disturbo. La vostra presenza non è un disturbo di per sé, se voi foste forse più coraggioso. Per stasera non parliamo di coraggio, ma guardiamo la luna. Dio santo, che roba triste. Beh, fa molto Giappone. Sì. Immaginavo. Fa molto anime abbastanza. Di Miyazaki. Mi stai dando amore o pietà? Ecco, io potrei prendere fuoco, quindi. Allora, sinceramente... Non attaccate all'ego di Gwen. No, no, che sinceramente Gwen, che cazzo, cioè, era irritato su, lì per lì, della scenata adolescenziale avvenuta nel paese. Dopotutto, però, le parole comunque di Lea hanno... Di Lea, di Mayumi. No, Lea, sei Lea, tu che hai sponsorizzato lei. Le parole di Lea hanno effettivamente portato acqua al mulino. Vedi, come donna, come donna sono una ottima wingman. Sì. Quindi nel caso specifico sta cercando effettivamente Kagematsu di relazionarsi in maniera sana e non dall'alto verso il basso. Esatto, pertanto dispensa in questo caso non pietà ma amore. E guardate la luna. Intanto in silenzio, me l'hai in armatura. No, non no, è più in armatura. Grazie a Dio. Io l'ho dato per scontato che non fosse in armatura. Sì, sì, infatti non era in armatura. E ha solo la spada di fianco, che non si sa mai. Una cos'è, parola una gentile. Parola gentile, no? E mentre ti siedi, questo sai, tienilo qua perché non abbiamo cazzo, ancora finito la scena. Fissa. Mentre siamo seduti di fianco senza toccarci. A guardare la luna. Io guardo la luna e guardo un attimo la spada di mio padre e mi rivolgo verso Kagematsu e ti dico: ti faccio vedere la mia spada, scusa. Ti sfodro la mia spada. Vuoi essere il fodero della mia spada? Ale, ragazzi, io sono tremendo su queste cose. Ale, sì, questa che ti dice: vuoi essere il fodero della mia spada? Questo è un alto forno dell'Ilva che sta lavorando a pieno regime. Il rumore della forgia, perché sono tornata lì. No. È metallo. Cazzo, è metallo. Non ci sono gli uomini, ma è appena arrivato un carretto pieno di metallo. Esatto. E qua qualcuno dovrà lavorarlo. Ten, si sente fino al mulino. Ten. Perdonami, ho... Voi non avete una spada? Perché finora nessuno ha visto la tua spada, nessuno, non l'hai mai tirata fuori. Nessuno ha visto la mia spada. Anche questa è metà. Sì, ma se stiamo sulla spada diventa... No, ragazzi, però mi devo controllare perché sennò poi comincio. No, anch'io, capito. Cioè, sì, però è no, la cosa bella è che capita anche a te, quindi almeno non facciamo una brutta figura. Esatto. Quando mai anche le donne capitato. Dicono metà. Sì, ma questo è un bellissimo segno di parità. Esatto. Visto che siamo a tema. E con questo cosa stai cercando di ottenere? Un momento condiviso. Un momento condiviso. Beh, il momento condiviso già c'era nella circostanza. Difatti per quello si è appoggiato su quella, perché viene facile andarci oltre. Sa, penso che sia che voi guardi la spada. Oh, è una buona spada, ma io la mia. Cosa del genere. No, del genere, sì. Comunque, non sfodero solo esclusivamente la mia spada. Non ho detto niente, mi sono solo girato verso Gianni. È lo sfoderare o la spada la parola chiave? Entrambe, cioè, è l'insieme. È l'insieme. Beh, non ho fatto zup, cioè sì, ecco, capito. Adesso l'hai fatto però. Appunto. Non finirà mai questa scena. No. Ci dispiace per il creatore di Kagematsu per averlo distrutto. Ciao Daniel, è stato bello purtroppo. Esatto, l'abbiamo buttata in porno. Daniel, è tutta colpa della presenza di Gwen. Beh, non è andata male comunque alla terza scena già sfoderare la spada. E non stavo cercando quello, tra l'altro. Esatto. Comunque, notando il tuo interesse iniziale nei confronti delle armi, facciamo finta di essere seri per due secondi. Tiro fuori anche due pugnali pregiati, uno con l'impugnatura non di giada, ci mancherebbe, uno con un'impugnatura lavorata in avorio e un altro coltello, in realtà non a lama metallica ma tutto interamente
in legno. E vediamo che cosa ne uscirà da questa... Se è un momento condiviso oppure... Innocenza, io ne tiro 3 e tu ne tiri 4. Oppure lo sgozzo, non lo so, non sono ancora deciso. Oppure pigliare veramente di giara, lo tiri fuori, quindi la paura sale. Un 6. Quindi 4. Bel 4. Gwen, questo rimane 4. Dovresti fare 4 più con 4 dadi da 6. No, aspetta, meno 3. Ho meno 3. Ah, ok. Giusto. Quindi 7. Ho 4 dadi da 6. Meno 3. Meno 3. Quindi con un 7 6. Con 4 dadi da 6. Quindi posso fare ancora meno di 4, ragazzi. Ok, no, no. Però è più facile. Non è più facile che tu faccia 2 6. Il 6 era quello di prima. Meno 3. E non ci sei riuscito. Beh, immaginavo. Beh, no, 4, con me non è detto. Però, dai. Però non ci sono stati 6, dai. No, questo è già una cosa positiva, sì. Vuoi tentare un'azione disperata? Per forza. Per forza, perché sennò perdo tutto. Quindi... È quello il... Make it or break it. Sì. Ed è proprio per questo che in linea di massima devi nascondere il risultato. Metterò di nuovo in dubbio l'onore di Kagematsu, dato che non l'ho perso. E quindi tiro 4. Non lo so. Io guardo. Ma perché lui non sta giocando a Gwen, sta giocando a Kagematsu, come dovrebbe essere il gioco. Sì, mentre io sto giocando a Gwen. Evito di mettere in dubbio il tuo onore, evito di minacciarti. Io mi diverto invece a mettermi in pericolo di vita. No, scusate, ho avuto un flash. No, finisci, Claudio. Dimmi. Gwen. Non è mica il gioco dentro uno dei giochi di ruolo videogame. Gwent. Ah, Gwent, bravi. Witcher. C'è una T di troppo. Ah, mannaggia. Ecco. Guardo i pugnali, guardo la spada. Non mi ricordavo. Solo questa è il simbolo di un vero guerriero. Quelli sono delle armi da... No, ho tirato fuori anche la spada. Donnicciole, sì, io sto guardando okay. I pugnali. Tu li hai tirati fuori apposta per farmi vedere che avevi i pugnali e ti dico, quelle non sono armi da uomo e da guerriero. Questa è l'arma di un guerriero. Quelle sono solo buone per sgozzare i polli. Guardo quelle in legno. Guardo la tua che è molto probabilmente fortemente arrugginita anche perché... No, è solo scheggiata. Solo scheggiata? Tanto, però... E non molto affilata. Vuol dire che non è affilata, vuol dire che non è comunque trattata come dovrebbe essere trattata. Chiaramente no. Quindi ricordati che lui quello che cerca di fare è sempre un momento condiviso. Sì, è sempre un momento condiviso. Quindi tu tieni quel punteggio lì e vediamo se io adesso faccio di meglio. Con un dado in più. Vabbè. 5. Hai fatto la guenata. E vabbè, ma dai. Hai fatto 5 con 4 dadi da 6. Senti. Sono un virus dilagante. Senti, gli esce prepotentemente il bresciano quando tira giù il tiro più generale. Ma dai. Sì, per forza. 5. E tra l'altro praticamente ti fa, questa è l'arma di un guerriero, non quella dell'arma di un guerriero. Tira fuori la katana che vedi che oltre ad essere scheggiata, affilata, la sta tenendo dal lato sbagliato. Hai tirato? Lei tiene sempre lo stesso giusto. Quindi hai fallito. Immaginavo. Il problema è che avendo fallito un gesto disperato, non posso più usare quel gesto disperato. Ma puoi fare un scena... altro gesto disperato? No. Quindi hai fallito la scena. Ho fallito la scena. Però la paura si abbassa uguale perché uno l'hai ottenuto, uno rimane. No. Ah, no. E quindi è come i 3-6? Te la prendi in quel posto. Sale di 2. Semplicemente. Non sale. No, però il punto di prima l'hai comunque guadagnato. Il punto d'amore? Mia. Sì. Okay. Non scende la paura, non scende la paura che non l'avevo ancora tolta. Giusto, non sale. Okay. E non sale nemmeno, rimane quella che è. Quindi non sale mai la paura? No. Al massimo rimane quella che è. Non vuoi fare un ulteriore gesto disperato? Non posso. Non può. Ah, ok. Perché ho fallito il gesto disperato. Il problema è che quando tu tiri fuori il tuo. Io metto su. Metto la spada in avanti. Secondo me ha più senso che lei non aveva tirato fuori la. Lui non aveva tirato fuori la spada, ha tirato fuori solo i pugnali. Lei ti ha fatto vedere la spada. E non solo, con una folata di vento la spada di Mayumi finisce giù in acqua. Lei va in panico totale e si lancia. Scusa. No, però tu fai vedere la spada tua che è curata, precisa. E mi dici, questa è la spada di un guerriero. Un po' la corpo del Dundee. Sì. Quello è un coltello? Questo è un coltello. Questo è un coltello.
No, innanzitutto lancio il pugnale, quello di legno, e sembra quindi non affilato né niente, e lo faccio conficcare a pochi centimetri dal lato destro, visto che ero sul lato sinistro a caso, va bene lo stesso, dimostrando che comunque, nonostante sia un'arma semplice, può essere comunque assolutamente mortale. Sfoderando invece la mia katana, che con il riflesso della luna, cioè, quasi ti acceca la sua perfezione, e non riesci assolutamente a trovare una via di uscita dall'imbarazzo in cui ti sei gettata con le tue stesse e mani. Non sapendo perché, mentre riflette sulla luna, si sente tipo che non dovrebbe farlo, però è, però succede, cioè, sì. È talmente affilata che il vento si taglia, mentre passa. Cioè, io ti vorrei comunque segnalare il fatto che io comunque avevo fatto un tiro di merda. Io l'ho fatto più tu di hai fatto merda. Peggio con un dado in più. Gianni, sono peggio di quello. Sì, vabbè, per un tiro. Due, perché è lo stesso tiro doppio. Quindi, si sta alzando per dove. Come finisce la scena? La scena finisce con lei, secondo me, che va a riprendere la spada dal laghetto. In questo momento di totale imbarazzo, fugge disperata. E invece ancora più incazzata di prima. Assolutamente sì. Me ne vado ancora più incazzata e stizzita. Beh, che anche quello, secondo me, perdona, poi mi dare tu conferma, mi sembra molto femminile. Sì, conferma. Cioè, fai una cosa che ha in teoria sbagliato lei, però la colpa è tua. Quindi se... No, ma è tipicamente poi adolescenziale, più che altro come reazione. Cioè, indipendentemente che tu abbia ragione o torto, il fatto di non averti dato ragione ti fa incazzare, cioè, okay. Sei in imbarazzo, ma sei incazzato. E me ne vado. E non vado nemmeno a riprendere la spada adesso, perché mi vedrebbe andare nel laghetto a prendere la spada e col cazzo che mi faccio vedere che entro in acqua. La mattina dopo, quando ti svegli e stai tornando al villaggio dal mulino. Aspetta, comunque amore o pietà me lo deve dare. Sul primo? No. Sul secondo. Anche se hai fallito, è solo se c'è l'ombra che non dai amore o pietà. Ah, ok. Cioè, se tu hai l'ombra. No, in generale. Però in questo caso non dovrebbe essere più o meno quasi sempre pietà. No, perché dipende... Perché hai fallito, allora che vantaggio c'è a riuscire? Che abbassavi la paura, ok. È lo scopo finale. Okay. Comunque pietà a sto punto. Visto che le reazioni continuano ad essere reiteratamente. Devi scegliere. Perché su due? Uno me l'ha già dato. Ah, ok, l'hai già dato. Perché prima era il mio tentativo di avvicinamento. E prima era la parola gentile, il momento condiviso, hai fallito? E sei riuscito nella parola gentile. Nella parola gentile. Quindi momento condiviso, no, sì, parola gentile l'avevo segnato. Adesso devi segnare il momento condiviso. Che pietà. La mattina dopo, quando ti stai recando al villaggio. Testona. Vedi la grande sagoma di Lea che si avvicina. E si avvicina tenendo qualcosa a doppia mano appoggiata sul petto, come se la stesse proteggendo. Si avvicina. Oh, buongiorno, nobile Kagematsu. È un piacere incontrarla, signorina. Si guarda attorno, come per assicurarsi che non ci sia, che non ci sia nessuno. Vi prego di accettare, vedi che guarda nelle mani, poi le riappoggia al petto e con quasi un po' di riluttanza ti porge un piccolo involucro di stoffa e senti qualcosa tintinnare all'interno. Ma questo era di mio padre. E sia per scusarmi del mio atteggiamento alla forgia, sia per aiutarvi nella vostra condizione, e sta cercando di un segreto rivelato da parte tua. Vuole che ammetti che hai la corruzione delle Shadowland. E difatti ti dice: le terre d'ombra sono un pericolo per chiunque, soprattutto per le anime gentili. E ti porge, e vedi che dentro c'è una specie di. Hai presente i denti di cane, quelli che trovi al mare? Non so come si chiamano al che Milano. Posto vai al mare tu, scusa, per capire. A Roma si chiamano denti di cane. No, okay. Sono quelle specie di sembrano canini lunghissimi, cavi all'interno,
Ok, sì. Che si chiamano denti di cane e denti di pesce cane. Mai sentiti? Dai, non è possibile. Vabbè, ci vabbè, crediamo. Vabbè, è una specie di lunghissimo canino, solo che questo è fatto di metallo. Cavo è fatto anche molto bene con un piccolo ciondolo. Quindi è un gioiello comunque. Un monile. Un monile. Per, generico. Per proteggerti dalla tua corruzione, perché ti stava una cosa di giada, ti bruciava il petto, e lei sta cercando di ottenere un segreto rivelato. Ok, quindi è, cioè, è un monile in una logica di... come se fosse una per proteggerti, sì. Ok. Perché vai. Le anime gentili devono essere protette dalle terre d'ombra. Quindi è innocenza contro 6. Innocenza contro 6, eh sì, è una cosa... Stichezzi! Il segreto rivelato fa... Minaccia incoming. Tredici. Tu adesso fai 6-6. Meno 4. Non c'è neanche un 6, guarda. Peccato. Aspetta, 4, 8, 10, 13. Ho fatto, considerando il meno 4, ho fatto 17 se non togli niente. No, dimmi quanto hai fatto tu, se no... Ok, 13. Ok. Tu hai fatto 13. Tu quello meno 4. Che è meno questo. Questo, sì, sì, sì. Hai fatto 13, hai detto? Sì. Fallito. Fallito. Ti rischi? Si dice, sì, certo. Te lo rischi, ok. Cerca di mostrare il disprezzo per Kagematsu. Perché vede che tentenni nell'accettarlo e anche nel rivelare quello che lei sa, perché l'ha visto nei tuoi occhi. Sareste disposto solo per mantenere... il vostro segreto di minacciare, di condannare questo villaggio? Questo vi potrebbe proteggere. Non accetta, non dimostrate che il vostro ego è pari a quello dei samurai che passano e abbandonano tutto quello che c'è qui. Non è niente. Allora, devo rifare il tiro io. Era prima. Devo ritirare con un dado in più, giusto? E c'è già un 6. E due sei arrivati insieme. Vabbè, al terzo. Ho tirato 8 dadi. Quanto hai fatto? Tu di 4, 8? No, non conta. Ah no, giusto, perché abbiamo tutte le dadi. Quindi posso 6. Anche disnascondere. Sì, perché... Però per il primo che ho fallito per il no, primo... perché non mi deve dare niente. Il primo l'hai fallito. Ma mi deve dare pietà o amore per ti quello. Ti deve dare amore o pietà lo stesso. Ok. Però il tiro è fallito, quindi... cancella la riga come ho fatto io. In quale? Più è quella che avevi provato a ottenere. Il segreto. Segreto. No, era il segreto rivelato. Ah, non del... Ah no, questa... Questo era... Hai fallito però, tu hai fallito, un segreto rivelato. Ho fallito un segreto rivelato, ma ho usato come coso il mostrare disprezzo. Sì, quindi hai fallito il momento... Perché il non me lo puoi rivelare, e non te lo rivelerà mai più. E... giusto. E devi cancellarti anche mostrare disprezzo. Però non l'ho fallito quello, ho fatto ombra. Giusto. Beh, in realtà l'ha anche fallito. No, no, perché l'ombra vince su tutto. Le ombre vincono sempre su tutto, lei ha in sé. Quanto hai fatto? Meno 4. Ne aveva fatto uno in più. 14. Tu hai fatto 13, sì, io sì, 14. Sì. Quindi cancello solo il segreto rivelato. Sì. Il disprezzo posso ancora rifarglielo. Sì. Il problema è che in questo momento quella... I miei occhioni in viola. La... mentre stai per dare in mano il monile con la sì, giada, sì, sì. Sapendo non che c'era la giada. Ah, non c'era la giada. Ah, era solo un monile. Sì, sì, era solo un monile. Ah, ok. Era solo un monile perché se la giada se lo metteva, più io ormai so che le persone corrotte bruciano, non ti aiuta a curarla. Magari mio padre ce l'ha messo della giada. Tu magari non sai. Consegni il monile a Kagematsu e da fuori sentite un urlo di una donna. Volete che urli? No, grazie. Non vorrei di allarmare i vicini. Sentite l'urlo di una donna e correte fuori dal... Dov'è che eravate? Nella forgia sempre. No, eravamo una via di mezzo tra il villaggio e il mulino. Ok, allora sentite al villaggio. Un urlo verso il villaggio, e quindi non ho avuto tempo di rivelarmi il segreto. Ok. E la paura non mi scende. La paura non scende. E le urla provenivano da
No, non è detto. Perché questo potrebbe essere successo anche molto dopo quelle urla. E Inari deciderà che cosa è successo a quella donna. Potrebbe non essere successo nulla, potrebbe essere solo che qualcuno... Mi ha pestato un piede o... Potrebbe essere qualunque cosa, voi non sapete cos'era e siete corsi verso il villaggio sentendo l'urlo, quindi non ti ha rivelato il... Nulla. Però la tensione aumenta. Sì. Non diminuisce. Allora, arrivate alla, al luogo dove questa donna effettivamente ha urlato e ci sono io, chinata sul corpo della donna, che cerco di bloccare il sangue che le esce dalla gola da uno squarcio. Sti cazzi. Allora. È proprio molto... in maniera molto viva. Con dopodiché poi, a un certo punto... mi alzo, evidentemente lo sforzo è stato vano, perché una delle nostre compagne purtroppo non ce l'ha fatta. Io mi giro e ho sostanzialmente uno sguardo molto duro. Piango, ma non piango di disperazione, piango di rabbia. Mica, che ragazzina vissuta! E a un certo punto... mi lascio scappare una parola, diciamo, fuori posto rispetto al mio comportamento solito. Quindi non ho tutto l'autocontrollo che ho avuto nelle occasioni precedenti, in un modo o nell'altro. Dato da come avete messo la scena, io sto guardando tutto. Sì, 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 sì. Certo. Sì, sì. Ma probabilmente sì, anch'io sto sono guardando. Sono presente. E dico... Sei pescare la spada. No. Molto spesso noi donne non riusciamo a mettere pezze a tutto quello che voi uomini combinate. Come sono d'accordo. Bella, c'è un punto. Vabbè, così Roberto distribuisce punti. Ma guarda, punti samurai. E era giusta molto la frase. Anche la guerra. Ok, perfetto. Cerco un'impressione duratura. Quindi 5 miei contro 4 tuoi. Beh, guarda, fai questi 3-6, così tutta la tua frase bellissima è rovinata, distrutta da qualcun altro che muore lì di fianco, esatto. Ucciso da una donna, quindi smentisce anche le tue parole. Darsi, eccoli qua. Vabbè, ci puoi pensare. L'ho fatto tanto, io, senza problemi. Perché... Quindi, cioè, non è chiaro come sia 15. Morta questa. 15, no, ancora. Tu lo chiarisci? 15, non lo so. Io ho meno 3. 15 hai fatto? Sì. Sei riuscito ad ottenere cosa che era un'impressione duratura. Esatto. Amore o pietà? No, amore, era molto, molto toccante quanto hai detto. Anche se era forse più Gwen che lo dice che mazzo di per sé. Vuoi insistere? Considerato che avete già tutti e due un 6. Direi che mi fermo. Va bene così. Mi giro. E molto rigida nel camminare, con le mani ancora sporche, che però non mi pulisco sul kimono, cioè tengo ferme lunghe sui fianchi in modo che sgocciolino per terra. Cammino e vado via, distante dall'ambiente, cioè non mi interessa assolutamente in quel momento chi c'è, fare colpo su chi, dare impressione di qualcosa, cioè in quel momento probabilmente è la vera anima di Inari che sta parlando rispetto a quello che è il comportamento sociale di Inari. Vedi la famiglia come insegna. E vado. E Kagemazu è lì che fissa il corpo e quindi butto giù di uno la paura. La paura. E in quel momento sentite un altro urlo da un'altra parte del villaggio e Kagematsu, ormai preso dall'adrenalina già di questa prima morte completamente inaspettata, corre anche verso questo secondo urlo e vedi, torni indietro verso il mulino in realtà. Posso tornare indietro al mulino con il corpo per seppellirlo? Così mi dà una giustificazione per allontanarmi dal paese in un contesto... Aveva dove... sentito qualcuno che urla, non era sufficiente? Sì, aspetta, giusto. Mi era però vedi tu se vuoi portare il cadavere in tirandolo per la testa, tirandolo per i capelli tipo cavernicolo. Ok, sì, giusto. Mi era scordato. E vedi che
Mayumi è per terra, si sta indietreggiando e c'è una specie di grosso animale che sta grondando acqua. Okay. E sembra quindi uscito da poco dal fiume. Delle alghe penzolano dal suo corpo. E quando vede arrivare qualcun altro, questo animale si rigira e si rigetta nel fiume, scomparendo. Però Mayumi è a terra, completamente impaurita, priva della sua spada, e sta cercando di ottenere un tocco da parte tua. Il tocco lo ottiene di sicuro, perché comunque, dai. Olè. Bisogna vedere. Dipende qua, la butto in acqua. Mazza, il tocco è tosto. Contro 6 dadi. E io ne tiro 4. E c'è già un bel 6, per non farci mancare nulla. Li devo veramente tirare? Cioè, a meno che io non faccia tutti 6 o tutti 1. 8. Dici, è Gwen, non potrebbe fare. Mi fai vedere. Comunque sono più di tuoi, secondo me. Aspetta, quanto devo togliere? 1, 2, 3. Devo togliere 3. Quindi. Hai fatto qualche 6? No. Ok. Ho fatto più di te comunque. E tenti un'azione disperata. Io assolutamente tento un'azione disperata. Perché quando ti vedo arrivare, scocciatissima, completamente in ira, praticamente verso di te, ti guardo e ti dico: se tu non avessi fatto cadere la mia spada nel fiume, io mi sarei potuta difendere da sola. Esatto. Invece voi uomini arrivate sempre a complicare le cose. E accuso Kagematsu di scorrettezza. Aspetta, ma di scorrettezza non lo puoi fare solo se hai ricevuto il tocco? No, perché sono su quella riga. Ah, stai cercando il tocco. Stavo cercando il tocco. E ho fatto 12. E comunque hai fallito. E che palle! Oh, per una volta che ho fatto dei tiri pseudo decenti. Minchia, neanche un 6. No, infatti. 20. E non tutti uno, perché cioè rischio quello. Attenzione, Claudio, stai perdendo contro la sfiga della Gwen. Devi bruciare dadi tavolo nuovo. Oppure è una. E non puoi andare oltre. Ma... No, non posso andare oltre. Ma io ho un monile che può proteggerti dalla sfortuna. Se vuoi. Fosse quello, magari. Cioè... Ad ogni modo, Kagematsu si può appropinquare alla finestra. No, perché tu devi essere presente in tutte le scene. No, ma mi appropinquo alla finestra. Allora, no, devi essere qua. Fagli fumasta, dai, no, se vuoi, intanto io ti faccio una descrizione molto lunga della scena. Così non devi parlare. Che uomo gentile. Esatto. E che conoscendo le sigarette di Gwen ci metterà 40 minuti a fumare. Ah, perché sono no. Sì, sono quelle con le cartine strane. Non sono quelle con le cartine strane. Cioè, è tabacco umido. Beh, Kagematsu si ritira a 2 secondi. Mentre le donne chiacchierano, no? Va bene, ok. Comunque, comunque mi dai amore o pietà? No, ti do pietà, ma in realtà adesso... No, ti do pietà. No, perché a questo punto comunque vengo a... Cioè, il mio tentativo era comunque in ogni caso quello di farti togliere da lì, per cui... Appena vedo che ti stai avvicinando, esatto. Io mi alzo e mi allontano verso il villaggio, anzi, scostandoti con una mano. Sì, pietà, l'avevi ricevuta prima, adesso l'avresti ricevuta dose doppia, ma... Ma scusa una cosa, ma io quello dico, ho cancellato il segreto rivelato, ma lei mi doveva dare pietà o amore? Anche se non me l'ha rivelato? Sì, perché a prescindere dal successo o dal fallimento te la dà lo stesso. Ok, però non me l'ha rivelato. No, non te l'ho rivelato e non te l'ho dato comunque il punto, almeno io qua non ce l'ho segnato. Appunto. Io lo devi dare il punto. Te lo devo dare. A questo punto ci sta anche pietà perché non mi ha detto niente. Sì, perché il mio tentativo era quello di non dirti assolutamente niente. Cioè, per pietà ti avrei raccontato una cosa... No, lei raggiunge Mayumi. Perché Kagematsu vi sente da qua? Mayumi-chan. Lei ti guarda con un po' di disprezzo perché sei pure una gaijin. Mm. Ho notato che ultimamente vi siete avvicinata... A Ron che è arrivato nel villaggio. È lui che continua ad avvicinarsi. Ne sei certa? Sono certissima. Come proseguono i tuoi allenamenti? La mia offerta... Con ancora più disprezzo di prima. La mia offerta
di aiutarti con la spada è sempre valida, ricordalo. La spada non è mia, è di mio padre. La spada non c'è più. Anche noi dobbiamo difenderci in momenti tragici. Non sappiamo se questo Ronin possa aiutarci. Non credo che lo farà. Finora si è dimostrato solo un pallone gonfiato. Questa non è l'impressione che ha dato a me, ma sicuramente ha qualcosa che lo turba dal perché profondo. Perché i tuoi occhi sono troppo chiari per vedere quello che è veramente davanti ai tuoi occhi, Lea. Ricorda sempre che nonostante le tue parole facciamo tutti parte dello stesso villaggio, quindi se mai avrai bisogno di aiuto sai dove si trova la forgia di mio padre. E si allontana facendoti un cenno. Dopo un'oretta abbondante senti qualcuno che entra nella forgia. Senza dire niente lascia lì tipo la cote per affilare di fianco all'incudine, quello che si usa. Senza dire niente va dall'altra parte della forgia a continuare a lavorare. E io senza dire niente prendo la cote e inizio ad affilare la katana. Non so quanto altro tempo ti possiamo dare. Sei ritirata però la katana dall'acqua, quindi. Sì. Dopo che tu ti sei allontanato dal fiume in modo da non farmi vedere che entravo di nuovo in acqua rischiando di nuovo di morire per la seconda volta in un giorno, sono andata a recuperare la spada di mio padre. E sono anche andato ad affilarla, così la prossima volta ti posso tagliare la testa di direttamente. Adesso è affilata. Dopo tutto questo, Kakemutsu è molto perplesso da quella roba lì che è uscita dall'acqua. E per questo beve. Sa che? Chiaramente. Sa che? Arriva Lea incontra Kagematsu mentre Lea si è appena ricordato. Un giorno di pioggia, Lea e Kagematsu incontrano Inari per caso. Pure tu però aspetta a casa. Falla bere, poverina. Io gli darei un punto di pietà così. Un punto me lo segno. Segna un punto il segreto. Cioè io stavo morendo, ragazzi. Tu stai tornando al mulino? Sì. Perché ti sei dimenticato il pugnale di legno. E Lea ti viene incontro. Siamo tornati al mulino. Ma è mio il mulino. È il tuo caro. Questo è come le fogne di Warhammer. Mi serviva per prendere il pugnale. Tintanti. E vedi che sta tornando con in mano, tenendolo non come lo terrebbe Mayumi, cioè impugnandolo, ma tenendolo come oggetto sacro. Come oggetto di valore. Sì, abitualmente lei non può maneggiare le armi perché è una donna. Anche da dove veniva non doveva maneggiarle. E quindi vedi che è una che è stata probabilmente educata che solo impugnarla è già una gaijin. Poi sarebbe ancora andare più a fondo nell'onore, nella scala dei valori. Sei una senza onore. Ma mio padre non è... Non è qui. Io sono mezzo giapponese. Sono una giapponese. Svegiap. Un pugnale svenese. Una svenese. Una giallana. Penso che questo sia vostro. È una stupenda arma per essere fatta con uno dei materiali più fragili che ci sono. Questa potrebbe essere sicuramente utile per chiunque per difendersi. E te la porge, ma in realtà voglio un dono da parte tua, che è il pugnale. Ah! Stronza. 6 e 7. Il problema adesso a me è che se io devo riuscire al primo colpo. Perché se fallisco aggiungo un dado, è sicuro che faccio ombra. Perché tiro 6 dadi. Sì, ma io ne tiro 7. Quindi potrei farli anche. Sì, ma tu in teoria li tiri una volta sola. Io se faccio il coso li ritiro tutti. E tengo da parte i 6. Quindi comunque. E vedi che mentre te lo porge. Comunque era un attentato quello di prima. Sì. Ho segnato un punto di fatto. Tutto attentato. Un 6, cioè 2 6. 12. Quindi vuol dire che se tu non fai tutti uno e un paio di 6, probabilmente faccio il terzo 6. Ma devi tirare 7 dadi lei. 7 dadi 12. Meno 4.
Un 6 c'è. E allora hai fatto più sicuramente di 12. Sì. Sì. Allora, sicuramente. No, sto cercando di capire quanto hai fatto più di 12. Ma questa non. Ma lo sto cercando di capire da te, Gwen. No, non vale. La volpe. Non si può ingannare la volpe. Con la volpe. Ci provi? No, sto vedendo con cosa. Allora, sicuramente non prova disprezzo perché è suo. No, non provo disprezzo. No, però vedi, potrei... non te lo chiede, ma il gesto disperato lo vedi negli occhi. Ti minaccia con violenza. No, sto cercando di pregare e implorare. Lo vedi nello sguardo che è un'implorazione. Nel fatto di... Tu stai implorando. Non vuole il pugnale, sì, ma non vuole il pugnale. È più un gesto di riconoscimento e attenzione. Ci vedi anche un barlume di gelosia verso le attenzioni che dai a Mayumi. Tutto in uno sguardo. Bene, perché è un cartone giapponese. Eh sì, è un cartone giapponese. Non ero io quello. Adesso siamo. Ciao. Figurati se non faccio un 6. Guarda Robertone. Bello. No! Signori, clamoroso all'ultimo. Aspetta, devo tirare un altro. Cazzo. No. All'ultimo. Lucky. Avresti comunque perso. Ma comunque. Okay. Lucky. No, non c'era la una catena di tiri di merda e un 6 finale. Quindi devo cancellare pregare e implorare. Pregare e implorare. No, il dono. Tu non hai ottenuto il dono. E poi adesso hai scatenato. Ah, sei, sei partito. È vero. Se fallivo l'implorazione, cancellavo quella. Okay. Ma non hai fallito. È che okay. Hai scatenato. Io ho la finito praticamente le mie possibilità considerando i dadi, visto che ho uno di fascino. Quindi il dono, grazie a Dio, non lo ottieni. No, perché ci tenevo, grazie. Ci tenevo moltissimo. Esatto. Vedi che ci rimane malissimo. Sì, no, perché non te l'avrei mai donato. Beh, se ci riuscivo me lo dovevi donare. Sì, o mi dovevi dare un'altra cosa. Posso? Dato che c'è la minaccia. Sì, c'è la minaccia, vai. Kagematsu riprende il suo pugnale. Lei fa un cenno come per dire è normale, però vedi che c'è una lacrimuccia. Adesso non mi fate ridere, sto per bere di nuovo dell'acqua. Nessuno Lea di questo villaggio piange. Si merita un dono da parte mia. Piuttosto che un dono, avrò le vostre teste. Scusate, tra parentesi, questa è una risposta... Da Lea, non sì, questa è... Lea, un'altra Lea, okay. Ma... Però se è così, Lea andrebbe da Mayumi e dice dobbiamo ucciderlo. È possibile, può anche succedere che nessuno voglia chiedere la promessa a Kagematsu, il villaggio è condannato a morire, può darsi che Kagematsu decida di andarsene. Ok, ok. E allora lei, dopo che gli dici questa cosa, rialza, vedi che con la mano si pulisce la lacrima che stava scendendo... Solo per non aver accettato il dono, perché se è offesa ti guarda dall'alto verso il basso. Letteralmente. Gli uomini non capiranno mai il valore di quello che hanno davanti. Lo capiranno solo quando saranno in difficoltà e gli mancherà. E si allontana, non scappando, ma con decisione. Passo deciso. Domanda, non mi devi dare comunque tipo pietà probabilmente per il dono, per averlo chiesto. Pietà per averlo chiesto, esatto, solo per averlo chiesto. Pensa se mi dovevi dare amore e me lo dovevi dare, mi dovevi dare il pugnale, sarebbe stato... No, ti potevo comunque dare il pugnale per pietà. Tra l'altro, sì, vero. Inari. Ok. Ah, no, aspetta, tu sei una domanda. No, sì, no, avevo una domanda, adesso non mi ricordo, Vedi, i cani dicono povera. Dicono anche in confronto a Gwen, Jacopo con Ongo aveva culo, quindi... Ah, sì. Beh, tranne gli ultimi tiri, che sono quelli più importanti su quelle più grosse. Perché ci vuol far morire tutti. Ah, sì. Esatto. L'obiettivo è quello. Non mi ricordo se è Cina o Giappone il legno come... Qua è un mix. Come tanto Rokugan è mix Cina-Giappone. Cinese, Cina, non è Giappone. Non è metallo quello. No, infatti mi ricordavo giapponese. Uno che erano sei, no, c'è cioè sia legno che metallo. Sì, sì, ma tutti è due cinesi. Cinesi sono, ok. E comunque qua l'impero è un mix di tutto, però ci sono i cinque anelli. No, perché stavo per rispondere prima in funzione alla questione della. Okay. Comunque qua è mix Cina, Giappone, Corea, tutto. Il mondo orientale.
Allora, mentre loro erano impegnati di qui e di lì, io sono andato a casa, mi sono lavato le mani, ho preso la zappa e sono andato a scavare una fossa per quella poveraccia. Io li apprezzo. Quindi, sì, sostanzialmente nel villaggio, in quello che è un po' il silenzio dello shock, si sentono i miei... cioè... urla mascherate da sforzo. Continua a essere incazzata nera e quindi continua boom. Non sa che anch'io ne ho bisogno di una. Prego. E quindi continua a zappare di brutto, incurante di quello che sta succedendo. Nel momento in cui lui naturalmente passa e vede quello che sta facendo. C'è proprio un cazzo da fare. No, vaga in giro così. È un Ronin, samurai vagabondo come Kenshin. Esatto. Sì, ma nello stesso villaggio. Esatto, va avanti così. È perché come Ryoga non è capace di uscire dal villaggio. È arrivato qua per caso. Quando lo vedo, alzo un attimo lo sguardo, mentre alla fine del mio scavo. E... Allora, nobile signore, al di là delle maschere, al di là delle forme, chi siete veramente e che cosa volete? E chiedo una presentazione. O perlomeno ci provo. Fascino o innocenza? Fascino, 5 contro 5. E hai 1, 2, 3, 4. Beh, non hai fatto neanche un 6 però. 12, 14, 15. Meno 4. Successo. I miei complimenti. Quindi chi siete e che cosa volete? C'è qualcosa di particolarmente specifico che è funzionale? Di quello che ti senti, io mi adeguo di conseguenza. Tanto probabilmente come sta andando nella prossima sessione di Legend of the Ring dovremmo ucciderti, quindi più o meno non è da escludersi. Non è da escludersi. Avvicinandomi al corpo della donna che ancora non è seppellito, mi chino su di lei e nel frattempo che ti rivolgo parola esamino comunque il corpo per cercare di capire che genere di ferite. Ed è il morso di una specie di lupo al collo. Ok. Le ferite sul mio corpo raccontano di numerose battaglie, di numerosi viaggi, ma di nessuno dei quali di cui io abbia memoria. Sono giunto in questo luogo seguendo semplicemente il vento. Più del mio nome, non so cosa dirti. Ok. Vuoi insistere? Sì. qui è amore o pietà? Beh, tu no, non amore. Lo devi segnare comunque. Amore, sono io che lo segno, comunque è amore. No, è perché... Solo lei che lo segna. Lo segno dopo. Lo segno dopo perché l'azione sta continuando. Vabbè, può anche segnarselo lui. No, ok, ma non gli serve. Sì, ma no, poi dopo si dimentica di segnarlo, quindi glielo chiedo. Serve a me per i conti relativamente a quando devo tirare i dadi e scegliere cosa scegliere per sapere quanto bonus ho. Quindi... lo so, per entrare dovrebbe saperlo lei, di base. No, dovrebbe saperlo lei e basta, io devo solo fare delle croci. Poi chiaro te lo puoi tenere a mente, quindi dovrò segnare. Però sì, teoricamente amore io devo fare solo delle lei, croci. Sì. Ah, scusate, non lo sapevo, credevo fosse possibile. No, è uguale, identico, non cambia niente perché glielo puoi chiedere, però... Diciamo se vogliamo andare a fare i pignoli sulle regole. No, va bene. Anzi, facciamolo giusto, così va. Sì, io insisto. Quindi dovevo tenere nascosto ancora più tesi prima? Sì, tanto lui credo che l'abbia visto. No, non l'ho guardato proprio. Se è lo stesso, perché a me non mi sembra sia lo stesso. No. Allora... dovrebbe essere così. Sì, perché era meno questo. Ah no, ecco, no, ecco perché... questo.
Ecco perché tu devi fare le croci. Prima ero al... Perché teoricamente tu non devi sapere quanto amore ti ha dato Kagematsu, se ti ha dato pietà. Perché difatti dice: il giocatore di Kagematsu confronta il risultato ottenuto con quello del giocatore, dice che è il vincitore, ma senza rivelare i totali effettivi, mantenendo quindi segreta l'entità dell'amore che ha per quella donna. Ah, quindi non sapete neanche quanto. Noi non dovremmo saperlo quanto amore hai. O se hai fatto solo pietà. Quindi tu ci dici solo successo o fallimento facendo i conti. Sì. Okay. Tu non dovresti sapere se è meno 3, meno 4, okay, meno 5. Ah, ecco. Però in realtà cambia niente, perché tanto sei fallito, cerchi il gesto comunque. Quindi. Per domanda a questo punto, però, visto che l'azione sta continuando, nei conteggi, avendo lui ottenuto precedentemente. Se con l'ultima cosa ha preso amore, tu dovessi contarlo. Devo con contarlo un meno con prossimo. Un meno uno, nel suo prossimo tiro rispetto al mio precedente. No, nel suo prossimo tiro. Adesso se lui prova un altro gesto, esatto, questo non ti serve più in realtà. Ah, prova un altro gesto, perché sta facendo un altro gesto. Rimangono solo i 6. Sì. Giusto, non è una, un gesto disperato. Ok. Prego. Viaggiate col vento, numerose battaglie. E allora, per la miseria, combattete! Fate l'unica cosa che voi uomini sapete fare bene. Combattete! Andate via e combattete! Aiutateci a vincere questa minaccia! Combattete! E cerco una parola gentile. Ok. Quindi innocenza 2 contro 3 dadi. Mi metto in difficoltà. 7 contro 3 dadi. Vabbè, questo è vincere facile. Sei, quanto sei? Hai fatto, scusami? 7. Fallito. Ah, contato anche meno? Grande, strano, ha fatto un tiro, ha fatto un super tiro. Minchia. Bene. Vabbè. Però qua il primo gli rimane. E adesso la paura potrebbe fare di un gesto disperato. Ah, giusto, adesso si fa un gesto disperato. Se fallisce pure il gesto disperato. Se decidesse di fermarsi, prende il punto di prima, per gli si abbassa la paura di uno, però. No. Quello prima è riuscito, però. Sì. Ma se decidi di fallire, la paura non si abbassa. Allora lo fai per forza, adesso sì. Disperato. Sì, sì, lo faccio. Minaccio Kagematsu con violenza. Cioè, mollo la zappa, mi avvicino e il classico battere i pugni sul petto della persona. Combatti, combatti. Esatto, e continuo a dire. Esattamente. Quindi. Come sei dolce. Devo. Che tenerezza. E in due opposti proprio. Ritiri con un dado in più. Ok, quindi sono 3. E lei tiene il punteggio. E lei tiene il punteggio che ha adesso. 7, come prima, i mortacci. E allora succhi. Quindi perdo una parola gentile. E perdi il gesto anche disperato. E anche il gesto disperato. Ok. Che hai tentato di fare adesso. Quindi minacciare, via, una parola gentile. La paura non si abbassa, via. Però ha preso prima ha il gesto. Ha preso l'amore. Esatto. Di quello precedente. Sì. Non di quello che ha fallito. No. Adesso no, devi dargli anche di quello che ha fallito. Amore, poverino, mi fai cioè, mi non fai pena, dirlo, ma pietà. No, non è per pietà, cioè. Fai tu. Però questa è questa, la mia in questo momento è una reazione femminile alla tua azione, per cui forse. No, infatti, errore. Reagisci da uomo. Cosa che era parola gentile, sì. Giusto? Sì, no, dovrei reagire da uomo. Vaffanculo, stronza. Scherzo. Io ho esaurito praticamente tutte le cose che posso fare con il fascino, quindi mi butterò sull'innocenza. Vedi. È più facile non avere il fascino fallito. Più che altro la reazione da uomo una roba, potrebbe succede? Essere una roba del tipo c'è il ciclo. Sai, no, come puttanate che vengono dette. E mentre poi deve avere il ciclo tra parentesi. Sì, no, infatti. Va bene così. Grazie. Esatto, anch'io sono così. Felicissimo senza. Mi dispiace per voi, ma va bene così. Immagino. No, io cerco quando Inari finisce di battere i pugni sul petto di Kagematsu, lasciandolo abbastanza freddo alla cosa. Io mi avvicino al dove Inari stava seppellendo la ragazza con la spada affilata. Mi avete dato il tempo di affilarla, io l'ho affilata. Giustamente. E mi avvicino a Kagematsu e gli quasi urlo: se effettivamente non avete memoria di chi siete e dite di viaggiare con il vento, che cos'è quel segno sulla vostra schiena?
e cerco un segreto rivelato. Che però è innocenza contro 6 dadi. Prima che tiri, sì, c'è un piccolo addendum alle regole. Vai. Se fallisci un gesto disperato, puoi provarne altri. Basta che sia diversi. E aggiungi sempre un dato in più. Sì, però. Però chiaramente poi dai 6, 6, sì. Fa fuori tutto. Scusa, cosa che fai? Il segreto? Un segreto contro 6 dadi. C'è pure un 6, ho fatto 5. In questa puntata di Il Segreto. Oh, nessuno è riuscito a dare fuori un segreto a quest'uomo. Infatti. Non puoi aver fatto meno di 5. Non ho fatto meno di 5, ovviamente. Quindi hai fallito. Ma io proverò a rivelare il tuo segreto. Prova, credi, prova. E mi sa che lo fa incazzare. Arriva la Yatza. Arriva la Yatza. Cioè, muore Mayumi. Sì, sono i 6 di Claudio. Cioè, non c'è niente da fare. No, comunque, non so se avete notato narrativamente, ma tutte le volte che abbiamo provato a penetrare la corazza del segreto abbiamo sempre fallito. 3-6, sì, esatto. Ed è tutto bilanciato dal fatto che Claudio ha deciso che la minaccia è praticamente Kagematsu. Quindi se avesse deciso tutt'altra cosa non aveva senso che non ci rivelasse il segreto, invece. E invece purtroppo. Dai, narra da solo poi perché sei il master di solito. Esatto. Intanto mi cancello il segreto rivelato. Fatto un grandissimo tiro. No. Anche se secondo me ci potrebbe stare anche bene che tu gli dici questa cosa e anche contro Mayumi per umiliare un po', che ti giri e te ne vai. Forza di niente. Però c'è la minaccia. Ah, giusto, c'è la minaccia. Minaccia. Può anche essere che Kagematsu si giri e si allontani senza rispondere alla domanda di Mayumi, con il vento che soffia. E la nebbia si sta già rialzando, perché nel frattempo è passato un altro giorno, praticamente. Il sole sta di nuovo calando. E questo vento freddo e gelido che fa rabbrividire persino le ossa di chi si trova per strada. Nella forgia anche. Quando tu scompari nella nebbia tornando verso questo dannatissimo mulino che ormai è diventato casa tua, sentiamo solo le voci come se fossero dei morti in battaglia che vengono trasportate nel vento alle nostre orecchie, facendoci rabbrividire. E dal villaggio si sentono rumori di campanellini per gli scongiuri. E noi non abbiamo nemmeno idea se tu sia responsabile di questi suoni. Se te ne sei andato definitivamente, se sei tu una minaccia. Domanda, se hai cancellato una cosa, perché tu adesso hai cercato il segreto e nonostante tu non l'abbia ottenuto hai minacciato di svelare il segreto. Sì. Io che non ho avuto il segreto rivelato, posso minacciare il suo segreto? No. Ok. Anche il mio segreto è salvo. Questa cosa non la potrà usare più nessuno, perché nessuno di noi è riuscito a estrarre il segreto da lui, quindi non abbiamo... Però tu l'hai usata adesso anche perché? Se non avevi il segreto. Perché stavo cercando di prendere il segreto. E lo puoi fare anche se non l'hai già preso, o puoi usare solamente in teoria quelli che hai già preso? No, da quello che ho capito io è quelli se è quello che stai usando o se l'hai già ottenuto. Ma allora a che pro cancellare solo questo? Se non ho fatto questo cancella automaticamente anche l'altro. Sì, cancella anche l'altro. Di base, io infatti l'ho cancellato tutti e due. Ah, giusto. Mentre Kagematsu se ne sta andando nella nebbia. Poi tra parentesi, povera Inare, che era lì che mi batteva ancora i pugni con l'altra stronza che è arrivata, rompere i coglioni, e lei è rimasta lì. L'altra stronza, questo viene la gente e l'altra stronza viene raggiunta da Lea. Quindi siamo lì in quattro. Che ti aggredisce verbalmente. La vedi subito già abbastanza agitata, probabilmente ha pianto fino a poco fa. Minchia, stai isteriche però. No, è disperata, non ci sono, c'ha la sorellina a cui deve badare. Infatti... Sì, a seconda del gioco sei l'unico che può salvare il villaggio, perché se fosse partita di gioco di ruolo normale, lei andrebbe immediatamente da Mayumi per far proteggere il villaggio. Quindi da Mayumi e poi anche da Inari, che comunque sa usare una zappa. Mi pare che la usi bene, la usi comunque. Scavare una buca. Aspetta, ci voglio vedere a scavarmi. Sì, no. Cioè, io ho quattro zappate. Una fatica porca. Sì, è una fatica porca.
Vagabondo. Un vagabondo che non sono altro è Ale di Chiane. Cioè, sei un problema permanente, esatto. Sì. Come tu non conoscessi Roberto. Sì, no, ma infatti. Diciamo da 20 anni. Forse era un po' che non ti. Vagabondo, vedevo. Giratevi. Non mi giro. Senti una mano che ti prende per la. Per il mantello. No, il. Cos'hai tu? Un soprabito tipo, sì. No? Soprattunica. La soprattunica. Avete finito di girare per questo villaggio senza portare aiuto, spezzando povere donne che potrebbero essere l'unica salvezza per il villaggio. Sto parlando di Mayumi. L'aiuto si guadagna. E cosa avete fatto voi? Per il momento. Per il momento non siete inutili, non avete fatto assolutamente nulla. Ci sono dei bambini in questo villaggio, non importa per noi. Sono una gaijin, non mi importa neanche dell'onore. Quello che importa è questo villaggio, la salvezza. Tutti coloro che erano abili a combattere sono andati via. L'unica che sa usare una spada in questo villaggio è una ragazzina di 16 anni. Voi dovete aiutarci, voi dovete proteggere questo villaggio, e chiedo la promessa. Vai. L'avevo fatto io il round dopo. Vai. Quindi, e non c'ho più niente con innocenza. Tu non farti, quindi. La confessione d'amore, ma non è impersonaggio. Neanche quindi. Io un bacio potrei chiedere, ma mai un dato. Bacio. Dammi il dato blu, è mio, è innocenza. Sì. Certo. Ma io un bacio. Uso il punto eroe. Certo. Usane tre. E un 6. Beh, alto però. 15. No, contro 9 dadi. 9 dadi della Gwen. Ma se non fai. Il problema è che se non fa 3-6 vuol dire che ha fatto un punteggio della Madonna. Infatti gli arriva adesso. Adesso gli viene la crisi finale della corruzione. Ancora bene. Però mi sa che hai fatto di più. Sì. Io ho fatto 15, devi contare meno 4 probabilmente, o meno 3. Non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta? E allora mostrerò disprezzo per Kagematsu, come già stava facendo. Vede che non rispondi e non stai reagendo assolutamente al. No, ti sto già guardando sì. Con disprezzo perché hai detto che l'onore non conta un cazzo. No. Il mio onore da Gaijin non conta niente, ma il vostro vale qualcosa? Però questo qua entra in. Ah, posso mettere in dubbio il tuo onore. Sì. Ma il tuo vale qualcosa? Tu, un vagabondo che è passato qui, ha ricevuto attenzioni dalle povere donne di questo villaggio. Siete qui solamente per questo? Non ti faccio questa faccia. Tira. Tira, esatto. Dato in più. Prego, prego, ciappa. Due dadi in più. È uno in più, io ne tiro 6. Ah, cacchio. Perché il 6 non conta, non in quelli che tiro più. 3. Che tiri? Bravo! Bravo! Molto bene! Che tironi, eh! Complimenti! 18, 22, 26, 27. Bravo, Rob! Ce l'hai fatta! Bravo, Robben! Quindi non hai ottenuto una promessa? No, ho ottenuto la promessa. Ha ottenuto la promessa. Cioè, sì. Ha fatto il gesto disperato. Cioè, sì. Ho fatto il gesto disperato e ho messo talmente in dubbio il tuo onore. Sì, no, infatti quello sarebbe stato. E che praticamente, diciamola proprio in pochi soldoni per farti capire cosa intendevo io. Questa lei ti sta dicendo: sei venuto qua solo per provarci con le donne e non servi a un cazzo, sei inutile anche come uomo. Sì, sì, cosa no, che è tutto. Guarda che era abbastanza chiaro. Ok. Comunque. Sarà che sono donna, ma l'avevo capito. Bravo, Robben. Quindi adesso si apre la fase dello scontro. Ma prima fammi la promessa. Non è una delle soddisfazioni di questo gioco. Fammi la promessa. Aspetta, perché la promessa la fa, ma ti dico, funziona così. Io abbasso la paura di uno, però. Sì. Tieni caro. La giocatrice di Kagematsu guarda i punteggi di amore e pietà sulla sua scheda e sceglie la sua amata. Devi scegliere cosa darmi, per la promessa. Che è la donna a cui ha dato più punti amore. In caso di pareggio, sceglie a sua discrezione. Quindi, chi ha preso più amore? Chi ha preso più amore? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, sì. Sì, a me mi hai dato pietà per questo affronto dell'onore. Sì. A me ha dato pietà. Che sei un noni di merda. Sì, scusa. Sei un noni di merda. Quindi Kagematsu dà inizio allo scontro con una scena. È un professionalista Kagematsu, ha apprezzato Inari. Con una scena in cui lui stesso e la minaccia sono faccia a faccia per il finale.
Quindi è con se stesso. Minchia, che roba traumatica. E cosa conta l'amore più alto? Adesso ti dico, perché i giocatori delle donne a turno, adesso vediamo poi come va il tiro e vediamo effettivamente come si svolge il tutto, perché noi potremmo anche decidere, anzi iniziamo lo scontro, perché noi potremmo anche decidere di sacrificarci per dare dei bonus, per togliere tutta la nostra paura. Ok, quindi quanti dadi devo tirare contro la vostra paura? No, prima dobbiamo decidere. Prima vediamo come inizia la scena. Posso? Vai. Quando... Mi piace un chip, posso? Io chiedo. Quando Lea ti insulta fino a decidere di... E ti sta ancora tenendo tipo così. Finché non mi fa scattare l'embolo. Esatto, ti sta tenendo per il bavero del kimono che porti addosso. E in quel momento Lea si accorge di qualcosa che si sta muovendo, come se fosse un bambino sotto, che dai calci nel quarto, nel ventre della madre. Vedi che però si sta agitando, si sta agitando in maniera molto convulsa. Pensavo quello di atto di forza, sai, dove c'era il bambino dentro la pancia. No, no, io stavo proprio pensando a un chestbuster. No, è più in basso, più nel ventre proprio. Un po' lascia e fa due passi indietro. E Kagematsu vedi che si contrae e si trattiene mettendo entrambe le mani sulla pancia. Vedi che il sudore inizia a colargli copioso. E l'unica cosa che viene in mente a Kagematsu è non di nuovo. Ma non sai perché, perché hai detto che non ti ricordi nulla. L'unica cosa che ti viene in mente è non di nuovo. Vedi che mi sono salvata dicendo che non mi ricordavo nulla. E Lea, senti le ossa dentro al corpo di Kagematsu che si spezzano, alcune. Non sai come sia possibile perché non sta facendo nulla. Ma senti proprio le ossa che fanno... Per lo scontro finale è necessario che io sia presente lì? No. Allora io corro a cercare immediatamente Mayumi, Nari e qualsiasi persona che sia abile. E no, lui si era un po' allontanato. Ah, ok. Perché non Lea l'aveva inseguito. A tutti. Perciò tu corri di nuovo verso il villaggio per avvisare le altre donne e non vedi più Kagematsu perché c'era la nebbia, quindi non sai esattamente cosa sta succedendo, senti solo dei rumori strani che provengono dalla nebbia e quando avvisi... Inciampa, cade, si rialza e inizia a correre di nuovo. E che cosa ci dici? Il Ronin sta male, è accasciato per terra... Stanno spezzando le ossa, è qualcosa delle terre d'ombra. Avevo il sentore che avesse qualcosa. Prendete, ci vuole della giada, potrebbe essere un pericolo. E arrivo subito e corro a chiudere dentro la forgia mia sorella. Ok. Io mi giro verso in aria e dico: vai dalle tue sorelle e metti a riparo anche loro. Io prenderò tempo. E mi vedete correre nella nebbia. Io corro a casa. Dico: no, stai tranquilla. Qui, tieni la forgia spenta. Tieni tutto spento. Le candele. Tutto quanto. Non aprire a nessuno che non sia io. Se non dovessi tornare entro 8 ore. Adesso non so quale sia di solito prassi, una cosa del genere. Penso 5-6 ore. No, entro qualche ora. Non uscire fino a domani. C'è cibo. Do un bacio in fronte. Io porto le sorelline a casa e apro la cantina, quindi che è un piccolo locale scavato, diciamo, sotto la casa, e le dico: andate dentro, rimanete qui. Se non torno presto, domani andate alla forgia, dove so che c'era sua sorella. Che però gli apriranno, perché io li ti aprire solo a me. Perfetto. Vabbè, no, gli altri, figurati la ragazzina, si apre, si conoscono tutti. Ci apri? Certo, è click. Ciao, povera. Are you my mommy? E posso venire con voi? Cos'era? Gli quando, streamers? Sì. Appena chiudi la porta della forgia e tu torni fuori dalla cantina, sentite l'urlo di Mayumi, straziante. Per qualche secondo, dopodiché torna il silenzio completo. Corro. E il vento di nuovo porta il rumore delle voci dei morti. Andiamo. Mayumi si è sacrificata per voi. Quindi tolgo i miei 6 dadi dal pool della paura.
Andiamo. E cosa vediamo quando arriviamo lì? Vediamo, perché adesso dipende da Kagematsu, ce la fa o non ce la fa. Io voglio vedere se voglio sacrificarmi per qualcosa, a seconda di quello che succede, che c'è lì. Ok. Dici tu, Kagematsu, cosa è successo lì? Quando arriviamo cosa vediamo? Vedete mezzo uomo, perché si sta ancora finendo di montare. Cioè si sta smontando Kagematsu, si sta montando il mostro, però è ancora a metà strada. E Mayumi? Mayumi... Posso dire io com'è morta Mayumi? Non è divisa in due. Dai, si è mezza mangiata. No, assolutamente, è piantata nel muro del mulino con la spada piantata nel petto, a 50 centimetri d'altezza. Tipo sangue che riesce dalla bocca. Va bene, sì, classico. Invece tagliata in due era molto meglio. Mangiata è molto meglio. No, non ti sei ancora neanche trasformato. Ma ci stavo arrivando. Intanto sono morta. Il fatto che sei tu un mostro, se no, e Mayumi è già morta, e mi sarebbe voluta mettere davanti a Mayumi, perché lei non sa fare niente, è solo grossa, ma non sa combattere, lei è molto ingenua. Quindi si sarebbe messa davanti, ma vedendo la scena così. Allora, dice, no. Vai! Ma davanti a se c'è ancora del buono in voi, fermatevi! Questo villaggio è già stato distrutto! E si butta per terra a piangere. Quindi non ti sacrifichi. No. Ok. Allora, i giocatori delle donne, vive, a turno, tirano un numero di dadi pari alla paura che rimane ai loro personaggi. Ah, ma quindi io non posso neanche io scegliere se sacrificare. Ah beh, no, sì, volendo sì, puoi anche sacrificarti pure tu, però non avendo detto nulla. Ma guarda, io... C'è le sorelline. Ho capito, c'ho le sorelline, però qui non sappiamo come va a finire. Boh, secondo me c'ha il senso il sacrificio di Mayumi, perché è Mulan. Mm-hmm. Quasi 10 dadi, lo so, ma non devi ragionare in dadi, devi ragionare in narrativa. Sì, effettivamente, si sacrificherebbe? Effettivamente, no, perché lei si sarebbe sarei sacrificata se non fosse stato lui la minaccia, ma tipo c'era un mostro e allora si metteva davanti a Kagematsu, si faceva uccidere magari per ispirare Kagematsu, sì. No? Sì, sì, certo, o per salvare le sorelle, però se no non vi ci vedo a nessuna delle due. No, infatti io faccio così, arrivo. Aspetta. Dimmi. Dimmi cosa succede. Arrivo, non aspetta andare allo scontro. Tiro su Lea cercando di portarla via. Io? Io cerco di tirarti su, perché tu hai detto che eri giù a piangere. Io mi giro, la prendo per il kimono. Sei in kimono tu, no? Sì, sì. Ti spingo via. Ti dico, pensa alle bambine. Prendi anche Sofia. Portale. Ti dico, no, vabbè, non sei... è giapponese, è la Gaijin. Scusami, giusto. Prendi Sofia. Se sei più abile, tu puoi aiutare tutti quanti, puoi aspettare gli uomini. Vai. E vedi che corro a prendere la spada di Mayumi. Quindi io faccio un ruzzolone perché lei mi scaglia via. E quindi non riesco a... E corre a prendere la spada io, e mentre lei... Te ne vai? Sì, non reggo la vista di quello che sto vedendo. Cioè... E si vede solamente che va a prendere la spada e la sta per estrarre, però tu l'ultima cosa che vedi è mentre ti allontani con la nebbia che sta sopraggiungendo e ricoprendo quello che vedi, vedi che si ferma non perché non ha la forza di estrarre la spada, ma perché è disperata a vedere Mayumi in quello stato, e quindi... E perché io sono morta di più dello spavento che della spada. Sì, cade tipo in ginocchio, vedi la nebbia e si blocca, e probabilmente sai che sta solo prendendo lievemente tempo, ma non risolverà la situazione, però i bambini... Pensa ai bambini! Che penserà ai bambini? Vabbè, e quindi mi sacrifico anch'io. Io correrò, e gli tolgo i miei 4. Correrò alla forgia a cercare di farmi aprire da Sofia. Quindi rimane solo una donna, che è quella con la paura più alta. Che è quella però che ha più amore. Sì, sì, esatto. Senza dubbio. Spero che entri in gioco la cosa, perché sennò conveniva che morivi te, perché sì, c'avevo 4 di paura. Io avevo pensato a... Tira i tuoi dadi di paura. Ok. Tu c'hai 3 sorelle, io ce n'ho una, sono abituato. Io sono 4 di sorelle, grande Gianni. Grande Gianni. Essere Gianni ha pagato. 7, 12. Cosa faceva il 6 qui? Niente. Ok. Ti aggiungevo 14. Io devo tirare 10? Tu, il giocatore di Kagematsu, tira tanti dadi quanto amore ha la sua amata. Quanto amore ha la mia amata? Di 5. È un 5 contro 5. E non c'ha bonus a questo tiro? No. Io ho fatto 12. E l'obiettivo è
fare più della paura. Fare lui più ha fatto la paura, paura. Quindi. Quindi io devo fare più di 12. Cioè, ma scusa, quindi io se non mi sacrificavo gli aggiungevo 14. Sì. Sì. Per quello che io mi sono sacrificato subito, no, perché sapevi già qual era il tiro. 8, 10, 14. Non ci credo. 14. Pari. No, ha vinto lei. Ma tu io ho fatto 12. 13. Io ho fatto 3, 12. 6, 9, 12 10, ho fatto. 11, 12, 13. 12 ho fatto, di un punto. Grande. Mai, mai una gioia comunque, non mai tranquillo. No, perché almeno tu un 5 ce l'hai. Vabbè, 2-1. Quindi se aggiungevo il mio 14 era... Il giocatore di Kagematsu racconta come Kagematsu riesce a sconfiggere la minaccia. Stiamo scherzando, vero? No, no. No. Adesso devi fare una roba d'un melenso che non si può capire. Sì, sì, devi fare una roba drammatica. Proprio da... Esatto. Una cosa tipicamente manga. E di solito l'eroe quando è intricato... Considera che se fosse veramente un manga in questo momento ci sarebbero 50 puntate di spin-off che non c'entrano niente con la storia. Esatto. Ma questo è già uno spin-off. Esatto, quindi... Lo spin-off dello spin-off? Potrebbe essere interessante. Allora, beh, sicuramente Kagematsu, nonostante il dolore infernale che sta subendo, sta cercando anche di controllarsi, nel senso che il suo modo di combattere questa minaccia è sicuramente cercare di sopprimerla prima ancora che nasca. E ti ricordi di averlo già fatto in passato? E mi ricordo che... Ma quindi è una bomba a orologeria comunque. Sì. Quindi comunque è sempre perennemente la vita, non è che riesco a sconfiggerlo. No, tu vai nei villaggi e muoiono donne. Lo sconfiggi. Ma il punto è, per oggi. Dove sono finiti gli uomini in partenza? Lo scopriremo noi nella campagna nostra. Lo so io quello. Ah, ok. Però nonostante la sua battaglia interna al momento, ha comunque... chiaramente di fronte agli occhi il corpo di Mayumi e molto probabilmente il corpo di Lea e il corpo di Lea. Sì, secondo me ha più senso che in questo momento che stai facendo combattimento hai appena tipo spezzato il collo e ce l'hai in mano, perché tanto si è detto tu che sei diventato tipo un mezzo mostro, sì, e quindi ti ritrovi sto bambolotto corpo, sì, di carne in mano e un'altra impiantata un metro più in là. Ma non solo. In realtà la cosa che ha probabilmente dato più, ha spezzato il cuore in un certo senso a Kagematsu, è stata proprio la vista di Inari, spaventata, ma non tanto per la situazione cioè per la condizione di Kagematsu in questo momento, ma proprio il terrore nei confronti di quello che poteva succedere alle sorelle, quindi che anche le sorelle potessero subire quello che le sue compagne di giochi hanno subito. Anche perché poi, se la guardi dal punto di vista di Inari, sono spariti tutti gli uomini. Arriva il Ronin che la apprezza e le dà dell'amore, quindi potrebbe essere la salvezza, e invece è lui la peggio minaccia di tutte. Ci sta. E quindi proprio questo dolore che ha causato a se stesso, riesce a dargli la forza per schiacciare ancora più in fondo questa parte che non è in grado di eliminare completamente da se stesso. Sa che prima o poi il problema si può presentare e quindi appena riesce a riprendersi, Kagematsu prende e se ne va. Anzi, già che ci sono, prima di andarmene mi prendo... no Kagematsu non si uccide. Gwen non lo farebbe mai. No, non, ma Kagematsu è Gwen, quindi non è vero, non è vero. Gwen lo farebbe. Gwen e Matsu. Gwen lo farebbe, Kagematsu no, anche perché non è detto che cioè non ricordandosi chi è, che cos'è, non è detto che uccidendosi muoia la minaccia, cioè. Quindi te ne vai da mostro? Cioè no, me ne vado da Kagematsu. Riesco a reprimere diciamo questa seconda natura,
Ma proprio, cioè, il fatto di non uccidersi è proprio legato al fatto che magari sono un contenitore, e come contenitore nel momento in cui vieni meno... Perfetto per la gente del Terring. È lì, servito su un piatto d'argento. E tra l'altro, poi la cosa bella è che te ne vai e rimane tipo solo la nebbia col mulino, con una ragazzina di 16 anni impalata sul mulino e un'altra col collo spezzato, una gigantessa col collo spezzato per terra di fianco alla bambina piccola. E quello che racconta effettivamente come finisce tutto questo, però, è Gianni, perché Inari è l'unica sopravvissuta del gruppo. Quindi, una volta che l'aftermath Kagematsu è scomparso e non sai che fine abbia fatto, ma si è allontanato dal villaggio. Esatto, la nebbia si alza un po' e nella nebbia si vede una sagoma di una donna. Potete lasciare il pugnale da lui. Guarda. Con i capelli completamente sciolti, questa volta un po' anche sul volto, ovviamente molto bianco per la paura appena provata, una zappa in spalla che a un certo punto si avvicina al mulino, toglie qualcosa dalla parete del mulino, l'appoggia a fianco a qualcos'altro che è lì ammassato sul mulino. Tutto questo non si vede nitido, ma è sempre attutito dalla nebbia. E poi, in silenzio totale, comincia a scavare. E secondo me, proprio là, posso aggiungere una piccolissima cosa: che poi, quando hai fatto e te ne stai andando, qualche centinaio di metri più là, quattro ragazzine ti seguono, ti prendono per mano e tornate verso il villaggio. Esatto. E su questa nota triste trattami bene Sofia. Sì, certo. Nota... E mio fratellino che non è mai esistito a quanto pare. È esistito. Sì, è stato preso dalla famiglia Ciuda. Esatto. Che forse è peggio. Troveremo anche lui. che brava Gwen! Su questa nota dolente finisce Kagematsu. E tra l'altro se ti fossi sacrificato tu e avessi tirato io avremmo perso. Perché avessi fatto di... Avrei fatto di più e in più lei tirava un dado in meno anche. Beh, io avrei fatto... Perdevo uguale. 11, 15, 17. Ma lei ne tirava solo 3 con te, con me ne tirava solo 4, con lui 5. Infatti, e quindi, era l'unica soluzione. E poi di 1. Quindi era proprio l'unica scelta che potevamo fare per salvare il villaggio. E poi comunque, cioè, conoscendo la sfiga mia, la sfiga sua, probabilmente l'unica era opzione... Era scontro fra titani. Cioè, esatto, era equilibrata. Teoricamente poi in realtà la soluzione migliore per l'altra nostra campagna sarebbe stata che tu avessi sterminato tutti, perché noi eravamo nel villaggio, non c'era nessuno, sì. Bella. Andiamo. questo dimostra che sarei un buon padawan. E anche un buon padre. Oh. Quello che avete ascoltato era Kagematsu. Madre, padre, uguale. Che, ripetiamo, è un bel gioco perché a me è piaciuto molto, di narrativa. Non è male, in realtà ero partito prevenutissimo. Lo so che tu eri partito molto prevenuto, invece a me è piaciuto molto. E se vi piace lo trovate sia sul sito di narrativa che nei negozi dove si comprano normalmente giochi di ruolo, ma trovate anche un estratto e le schede, se volete comunque provare a fare una partita, sul sito di narrativa. Mm-hmm. Da scaricare gratis, andate, scaricate e provate. L'unica cosa è avere una giocatrice per interpretare Kagematsu, ma è un limite che è affrontabile. No, soprattutto adesso che i giochi di ruolo si stanno aprendo un po' di più, quindi no al gatekeeping. Ma poi, detto francamente, cioè io che sono una negata anche appunto nell'inventarmi le situazioni, le cose, alla fine non ho trovato io stesso. Sì, poi è molto cooperativo quindi... anche, ti puoi dare una mano. Quindi questo aiuta moltissimo, devo dire che secondo me è strafattibile. Io e Mayumi possiamo segnare paura zero perché ora non abbiamo più paura. Anche a me è piaciuto molto, se gli autori dovessero sviluppare ulteriormente, li sfiderei a slegare un po' la narrativa dal dado. Perché secondo me delle volte noi abbiamo avuto delle bellissime soluzioni narrative che poi il tiro del dado ci mandava un po' a stendere per quello che avrebbero potuto essere, no? Quindi se si riesce un po' a... perché qui adesso sono molto legate. Però c'ha il vantaggio questa cosa che se noi adesso non per menarcela, ma giochiamo di ruolo da un sacco, quindi un minimo sappiamo anche trovare il modo di dire le cose in un certo modo, sì, giocarci in un certo modo. Se giochi con persone che non hanno mai giocato, magari non riescono a trovare tipo la frase, quella che al giocatore di Kagematsu, al giocatrice di Kagematsu gli dice: ah, questa mi ha ispirato, e quindi anche se il dado, perché anche se fallisci tu gli puoi dare amore. Vero, vero, vero. No, poi tra parentesi, in realtà, considerando il fatto che Kagematsu non mostra il tiro, volendo, se si ha abbastanza padronanza, questo problema è ovviamente. Sì, sì, no, certo. E secondo me l'unica cosa che abbiamo non sbagliato, perché è cambiata poco, ma secondo me crea un po' più divertente la parte del gioco, è che
se uno non deve sapere se hai preso amore o pietà, alla fine lei lo deve rivelare o deve rivelare solo chi c'ha più amore? La amata lo rivela solo alla fine. Quindi avendo spoilerato quanto, questa cosa qua in itinere, forse. O a lei gli dice, doveva dire solo in aria è quella che c'ha più amore, e poi cacchi nostri che si sacrificava o altro. Lo si scopre dopo che è già stata tirata la paura di tutte le donne. Già dopo i sacrifici. Sì. E quindi lì magari cambiava lievemente, perché chiaro, noi da come è stata giocata e come abbiamo capito la cosa, era fuori palese. Dal gioco era palese che lei c'aveva un po' di più. Però in questo caso dipende dal personaggio. Poi tu che c'hai la poker face pari a zero. Sì, ma uno che gioca con una poker face totale poteva benissimo essere Mayumi e avere tutto amore, neanche una pietà, perché gli piace la donna forte. È un ottimo ibrido. Sì, no, non è male. Comunque per un gioco di una one shot da una sera è perfetto, perfetto. Anche perché i personaggi fatti in tre. Sì. Un consiglio: se volete giocare a Kagematsu, non fate come ho fatto io, non mettete 6 e 1 nelle statistiche. Perché poi quando sfidi il coso, praticamente è quasi certo che fai 3-6. Sì, anche perché però poi... anche mettere 4-3 a me non è servito a nulla, perché ho sempre fallito. Ragazzi, sono i dadi, però. Cioè sì, là i dadi, è... sono i dadi. E poi nell'economia del gioco, secondo me, noi per una one shot abbiamo accelerato un po' per questioni di tempi. Ma uno dovrebbe andare con un passo un po' più lento, secondo me, nell'affrontare prima le prove più semplici e poi piano piano caricarsi più o meno di bonus. Anche perché se tu ne ottieni, fai un po' più della metà, è già tipo un meno 8 al tiro. E in più, se ne ottieni la metà di amore, sono 8 dadi che tiri contro la paura, e a quel punto te la puoi giocare contro un 10. Sì. Anche che se però ne hai ottenuti 8, vuol dire che la tua paura non è 4, ma magari è 2. Beh, non è detto. Se perché tu l'amore lo prendi anche se fallisci il tiro. Ah, giusto. Sì. Sì. Quello non vuol dire. Comunque, andatelo a provare. Anche perché poi prima stavo sfogliando il manuale. Metà del manuale sono ambientazione. Sì, sono 34 pagine di regole scritte grandi con le illustrazioni. Quindi saranno esatto. 30 pagine scarse di regole. E poi potete così far notare al vostro gruppo di gioco che non capisco un cazzo di donne. Esatto. E a proposito di questo, andate a scaricare Senza Rossetto, di cui è uscita la prima puntata della terza stagione. Sì. Questa settimana, perché il 2 giugno, come ogni anno, inizia Senza Rossetto. E date su iTunes a lasciare una recensione a 5 stelle a Fumble, perché l'ultima è di aprile, quindi andate a scrivere anche solo evviva. Esatto. In più, e io mi segno un altro punto perché io ho ottenuto la promessa. Fantastico. In più andate a iscrivervi anche al canale di Com'è quel gioco, perché a breve uscirà una nuova puntata di Com'è quel gioco. Un'altra. Siamo pronti. Non ci si ferma mai. Ultime due cose. Giovedì prossimo succedono due cose a Fumble, perché al mattino io sono alla Social Media Week a parlare di Fumble e narrazione in podcast, alla Social Media Week dal vivo. E la sera... Hai visto poi se c'è streaming o qualcosa o registri no, tu per fatti tuoi? No, ho chiesto, non ci sarà lo streaming, ma mi sto attrezzando per registrare e pubblicare poi il podcast. È bellissimo il fatto che alla Social Media Week non abbiano lo streaming. Però... C'era fino all'anno scorso. Ah, ok, l'hanno tolto. Sì, mi sembra assurdo. L'hanno tolto. L'hanno tolto solo perché ci siamo noi, perché sennò spaccavano tutto. Ma infatti l'hanno tolto quando io ho chiesto se c'era, prima c'era. Ah, ok, era previsto. E loro hanno guardato il foglio, c'era scritto sì c'è, e hanno detto no, l'abbiamo tolto quest'anno. Esatto, sì, la classica scusa. C'è ancora? No. No. La sera invece puntatona speciale con Matteo Antonelli e il buon Stefano Panza, che viene a farci provare The Genesis Rebirth, quel malloppone bellissimo, che è manuale, un'opera d'arte, non è un manuale, è un'opera d'arte. E giocheremo anche lì una one shot di The Genesis per vedere come funziona. Quindi quando riprendiamo il futuro di Kagematsu la settimana successiva. Io ho pure ceduto il mio posto. Vaffa, guarda, lascia perdere, no? La settimana successiva, cioè il 21, ricominciano le avventure della Leggenda dei Cinque Anelli, di nuovo con Lorenzo a interpretare Isawa. Anche perché io sono passato di livello, devo provare nuove spell. E inizierà qua, nel villaggio di Inari, con Inari che seppellisce i cadaveri, probabilmente. Okay. È diventato tuo nuovo mestiere. Beh, potrebbe anche essere tipo mesi dopo, teoricamente. Potrebbe anche essere mesi dopo. Vedremo che cosa succede nel frattempo e che idee mi vengono.
andate a diventare soci e a fare donazioni su guardi.it e su famogdr.it, scriveteci e ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata. E mi raccomando, Gwen torna. Ciao Gwenina, grazie, buonanotte.